Buongiorno a tutti. Allora, concludiamo oggi le giornate di studi dedicate allo Hegel giovanile e in particolare questo bel incontro che si chiama Under Construction. E iniziamo la prima relazione con il professor Marco Moschini, che è professore di filosofia teoretica presso l'Università di Perugia. Si è occupato prevalentemente di aspetti riguardanti la dialettica e l'ontologia e soprattutto del pensiero dialettico speculativo di San Bonaventura, Cusano, e poi è uno specialista del pensiero hegeliano e soprattutto il pensiero giovanile. Mi piace ricordare il fatto che il professor Moschini ha lavorato a fianco del professor Mirri per curare l'edizione della quale abbiamo parlato ieri, Gli scritti giovanili, uscita per Ortes nel 2015, che ha avuto una lunga gestazione. Tra le pubblicazioni ricordo solo alcune: il libro Cusano nel tempo, letture e interpretazioni, uscite per Armando nel 2000. Ricordo anche Il principio e la figura, ontologia e dialettica nel pensiero di Niccolò Cusano, per Carabba nel 2008. Ricordo la terza monografia, La domanda filosofica, per Carabba 2015, e il tema che ci sta a cuore è stato curatore di un testo dal titolo Il giovane Hegel, la dialettica e le sue prospettive. Do la parola al professor Moschini, che terrà una relazione dal titolo Considerazioni sui frammenti francofortesi. Grazie, professore. Grazie, grazie a voi e grazie soprattutto di questa ospitalità in questo bellissimo cantiere, perché tale è, cantiere per la ricchezza delle prospettive, delle indicazioni, la ricchezza dei spunti, delle tracce, degli innovativi sguardi che avete dato su questo giovane Hegel che ancora necessita di ulteriori e ancora più profonde investigazioni. Ma non perché, questo lo dico per motivi di scuola o perché dobbiamo fare una genetica di un pensatore che già di per sé stesso riempie le biblioteche, ma quanto perché, e nemmeno per fare una ricostruzione della sua gioventù, come fu invocato da Diltai, ma proprio perché questi scritti costituiscono una maniera di interpretazione e di propulsione rispetto alla lettura di questa grandezza e di questa fecondità del pensiero del filosofo di Stoccarda. Avevo preparato una relazione sulle considerazioni su alcuni dei testi francofortesi, ma l'ascolto delle vostre relazioni, le sollecitazioni ricevute, mi hanno costretto di strappare la relazione e di buttare giù degli appunti. Quindi mi affiderò a questi, non leggerò nulla, cercherò di stare in mezz'ora e però qualcosa devo dirvela, proprio in considerazione di quelle cose che abbiamo detto su Francoforte. Francoforte che ha echeggiato, scritti francofortesi che sono echeggiati moltissimo, i testi sono stati analizzati anche nelle parti, quelle che avevamo detto un po' controverse rispetto a quelle che erano le origini del lavoro di edizione del Mirri. E però ho sentito davvero la ricchezza. Voglio partire proprio dall'attesa dei scritti francofortesi, perché se ha segnato qualcosa, almeno nella mia esperienza di rapporto con questi scritti, è stata la lunga attesa che già vi annunciavo ieri nell'intervento che ho fatto in margine alla relazione di Giulia Battistoni, un'attesa che è durata molto perché si attendeva il volume di Meiner che uscisse. Si attendeva agli scritti francofortesi perché venivano in qualche modo a chiudere una
interpretazione, che è stato ben individuato, un'interpretazione speculativa di questi scritti, che avevano la necessità di essere riconsegnati, riletti, e che dovevano in qualche modo presentare, sostenere anche le tesi di quello che è stato il mio maestro, insomma una tesi che non vado a ripetere perché la relazione di Battistoni è stata veramente molto molto bella, perlomeno a mio giudizio, anche con le note che gli ha dato Marilena. Perché questa attesa? Non era solo la conclusione di un'opera di restituzione, ma era soprattutto l'attesa di una conclusione interpretativa degli scritti giovanili. Una lettura di Hegel che doveva essere colta nel suo significato profondo. Il suo significato profondo era quel carattere unitario del movimento dialettico, il sorgere del dispositivo dialettico come elemento persistente anche nel cosiddetto Hegel maturo. Poi mi faceva ridere chiamarlo giovane quando ancora aveva 35 anni, in età in cui si moriva molto presto, no? Anche questa categoria di gioventù, specie per il fine del XVIII, inizio del XIX, già suona un po', no? Ma era proprio l'attesa di questa chiusura interpretativa, cogliere in Francoforte il fondamento della metafisica di Hegel. Questa era la nostra intenzione e questa era l'intenzione del mio maestro. Una seconda intenzione che lo muoveva a questa attesa profonda per gli scritti, per l'arrivo degli scritti francofortesi, fu in fondo il dare continuità a quella interpretazione mediana di un Hegel religioso, attratto dal religioso, a tratti antireligioso, che in qualche modo in questi ondeggiamenti creavano qualche discussione, creavano qualche perplessità, perché quel tema della religione era un tema talmente interno alla formazione stessa della nostra scuola. Noi veniamo da una tradizione dell'ontologismo critico italiano che attingeva da Rosmini e quindi attingeva alle critiche di Rosmini a Hegel, attingeva alla critica di Rosmini ad Hegel, perché vigeva nella formazione del Mirri, come anche nella mia, questo dibattito interno rispetto all'identificazione di filosofia e teologia, che si trasformò in Moretti Costanzi nell'identificazione di cristianesimo e filosofia. Quindi capite che è un argomento spinosissimo, densissimo, vivissimo nella scuola nella quale si era formato Mirri, ma nella quale, ecco, ci siamo stati formati. Era necessario chiarire questo dibattito interno all'interno dell'ontologismo critico, e questa identificazione filosofia-teologia, filosofia-cristianesimo, ovviamente potete intendere quanto fosse affascinante per noi quando lavoravamo sugli scritti giovanili, alla traduzione degli scritti giovanili. E però incombeva sul nome di Hegel la suprema condanna di Carabellese di Moretti Costanzi, perché nominare a Moretti Costanzi, che era stato l'altro mio maestro, professore di teoretica a Bologna, nominare Hegel era come nominare il diavolo la mattina di Pasqua in chiesa. Ragione ingombrante, vicinanza troppo estrema all'idealismo italiano, specie all'attualismo. Insomma, questi erano i moventi dell'attesa degli scritti francofortesi, perché attraverso Hegel, Mirri e noi volevamo dire a Moretti Costanzi e volevamo dire alla scuola ontologica italiana che dentro Hegel si poteva anche poter parlare di una dialettica diversa da quella di una razionalità ingombrante, come veniva definita. Di una razionalità ingombrante o di una razionalità che doveva sfociare necessariamente o nello storicismo o nell'attualismo. Volevamo dire qualcosa, ecco perché gli scritti di Francoforte davano
a noi il senso di un'attesa e di una restituzione. Benissimo Battistoni quando ha detto che c'era l'intenzione teoretica. Questa era l'intenzione teoretica quando si mise mano alla quando Mirri mise mano alla traduzione degli scritti giovanili e poi tanto tempo ha dedicato. Paradossalmente ha dedicato tempo a degli scritti che egli non amava perché amava l'Hegel della scienza della logica, ma solo quello amava, ma era necessario perché lì il tema del cristianesimo diventava il tema caldo. Ecco perché Marilena accettava benissimo il testo del Noll. Il titolo del testo del Noll era estremamente affascinante per Mirri, ecco, questo volevo dirlo. Però voglio partire proprio da questo, cioè voglio partire con voi da una lettura di questa attenzione speculativa che ha mosso agli scritti giovanili. Vi prometto che vado rapido, No, ma ve lo dico io, quindi ecco. È Stefania che mi mette averla vicino all'occhio destro mi fa un po' mi mette un po' di terrore, ma insomma due soldati prussiani io sì, ecco, l'importante è che non si trovino di fronte alle truppe napoleoniche perché altrimenti con una battaglia di Jena fuggono, no? Quindi, allora, dicevo sì, l'attenzione speculativa era tutta interna a questa questione. Era tutta interna questa questione. Toglierla vuol dire forse perdere un tratto di questa edizione italiana. E in parte vorrei dire anche dell'edizione tedesca. Perché sono gli ultimi testi che sono venuti fuori. Dovremmo un pochino interrogarci anche su questo 2014, che non è solamente una questione filologica. Un'interruzione per questioni filologiche che da Friedman e Collin a Gisela Schuller erano aperti, no? Ma va dentro e va avanti, ci deve interrogare. Scusate, sono qui come un lapis abscissus, come uno che ragiona e non che studia come voi, quindi voi ragionate pure, ma voi ragionate e studiate, io ragiono e basta, quindi sono dimidiato, ecco, dalla mia... Però sono le date che mi interrogano, no? Arriva per ultimo, arrivano per ultimi. Come stanno arrivando con estremo grande lavoro le lezioni di filosofia della religione? No? È questo il nervo, il rapporto tra Hegel e la religione, tra Hegel e il cristianesimo. Non cito l'ebraismo perché poi tra poco ci vado. Allora, certo questo era uno dei motivi, ce n'era un secondo motivo, ho detto che l'interesse di quelli che muoveva quegli studi erano, e all'attesa degli scritti francofortesi, era un interesse speculativo dettato dalla scuola ontologica, ma da un dibattito interno della scuola dell'ontologismo critico, ma ve n'era un altro, l'idea, cioè attendere a questo concetto. L'intento era rispondere a partire dalla questione dell'idea e della negazione, rintracciare a Francoforte la linea, il nodo, il nesso della riflessione hegeliana e ritrovarlo laddove poteva cominciare a sorgere il concetto d'idea. Il concetto d'idea che risultava estremamente profondo e intenso nella scienza della logica e che non poteva essere nato come un fungo. Non poteva essere nato con un fungo, un concetto di idea che è stato, ricordiamolo, divisivo rispetto anche ai lettori di Hegel appena contemporanei, vorrei dire. Pensate al fraintendimento del concetto di idea in Hegel che si è generato nel pensiero schopenhaueriano, che pur dicendo la stessa cosa ha avversato Hegel fieramente. Era quello un altro argomento che noi
avevamo molto a cuore, che Miri aveva molto a cuore. Ed ecco qui, era necessario sottolineare alcuni caratteri di fondo del giovane Hegel. Era importante ritrattare intorno alla formazione illuminista, poi l'avvicinamento a Kant, il riconoscimento del limite di Kant. Noi non si diceva mai di distacco, ecco perché mi sono permesso qualche volta di prendere la parola per dire che esistevano anche i scritti di Berna. L'avvicinamento a Kant e l'allontanarsi non tanto e propriamente solo da Kant, ma quanto da quella posizione che avrebbe impedito qualcosa che Hegel voleva impedire, cioè l'inevitabile fine nel destino di ogni figura che veniva maturandosi proprio nel confronto con l'illuminismo e con Kant. Questi erano due argomenti importanti. Erano due argomenti importanti. Se nella delineazione dello spirito ebraico, Petrarca mi perdonerà, per me lo spirito ebraico in questo Hegel che cerca delle figure costituisce sempre l'immagine di Kant. Come spirito di questa lacerazione, della separatezza, dell'irrisolta contraddizione tra Dio e uomo, tra finito ed infinito, sentite che sto mettendo concetti sempre più alti, che sono i materiali della costituzione del concetto di idea. Sì, in questo cammino della lacerazione, della separatezza, dell'inevitabilità e del destino di questa laceratezza che non si concilia negli scritti giovanili, si spinge anche dentro il cristianesimo. Che bella interrogazione, anche dentro il cristianesimo c'è questa lacerazione. E allora quel titolo, il movente vero dell'avvicinamento agli scritti giovanili, fu la pubblicazione dello spirito del cristianesimo e il suo destino per Japadre l'Aquila, perché quella parola spirito del cristianesimo, quel titolo del Noll, a cui difficilmente vi confesso rinuncio rispetto a dover dire testo, quello spirito del cristianesimo, tutto poneva ancora in contraddizione, tutto era posto in contraddizione, tutto orientava all'opposizione, dove tutta questa opposizione sembrava cristallizzata e andarsi a cristallizzare. Questo era l'inevitabile destino dell'amore che inquietava e che deve inquietarci, secondo me. Dice Mir in un brano: il destino dell'amore che non riesce a mediare la necessità del suo approfondimento con quello della sua espansione, in esso Hegel delineava una parola, il destino della finitezza. Io non vi dico le volte che mi ha fatto ripetere come un mantra il 333 della scienza della logica, terzo libro, terzo, 333 della scienza della logica, in cui dice destino del finito è finire. Oh. No? Mi ci ha rovinato la gioventù, no? Destino del finito è di finire. Sono le cose che ti fanno amare Hegel fuori da ogni altro autore. Se per Platone devi scavare col piccone e poi trovi le gemme, in Hegel c'è una costruzione pezzo per pezzo di questo. Ma quanto è bello leggere in Hegel le virgole degli incisi nelle sue espressioni, perché il concetto non si nasconde nella principale. Nei testi hegeliani il concetto è tra le righe, quando, che so, dice le frasi secondarie, quando dice il necessario, che è ciò che si dà dell'eterna idea, come, e le virgole, le secondarie che danno di Hegel questa, e in una di queste secondarie è appunto il destino del finito è di finire.
questo l'inevitabile destino dell'amore dei scritti francofortesi? E non ditemi che questo non è un dispositivo speculativo e, diciamo, la parola cattiva, che va contro tutti i pregiudizi che sono stati dati sopra questi scritti francofortesi. Non ditemi che questo non è un dispositivo metafisico, e riprendo una cosa che è di Stefania, ma anche di Cantillo, cioè questo platonismo. È il destino della finitezza, in questo tramonto del finito, che esige l'uscita, il tramonto del finito, che non c'è a Francoforte. Che non c'è a Francoforte, forse nel meraviglioso terzo della fenomenologia, scritto in velocità proprio perché arrivavano contro i prussiani le truppe francesi. L'uscita e il tramonto del finito ci induceva e ci apriva, ma non ci faceva entrare nella porta della dialettica. E qui è qui forse che devo dare ragione del nostro cantiere, perché questo aprire e non entrare, questo raccogliere materiale, questo inquietante modo di procedere, brachilogico, frammentario, ci è stato detto, no? Per frammento, è veramente o no? Io vi pongo delle domande, perché non sono qui per fare una relazione d'adotto, che non sono. Ma è o no un raccogliere un materiale? È non raccogliere delle pietre, della malta, dei legni per poter fare una costruzione speculativa da cui poi dopo abbiamo dovuto piegarci a doverla studiare e ristudiare, perché volenti o nolenti Hegel è il filosofo. Quindi l'osservazione dei testi francofortesi, voglio stare sul titolo, ma come capite mi sto mettendolo come espediente retorico, perché sto facendo un commento, in verità tutte le cose che mi passano per la testa, le cose che mi avete regalato in questo cantiere davvero molto bello. Sono no questi testi francofortesi la restituzione non solo cronologica, ma sono la raccolta di materiali che cronologicamente si sono dati e di cui forse, e qui sono in opposizione al mio maestro, forse troppo sbrigativamente vengono considerati appunto, come dire, non volevo dire inessenziali, ma non è la frase che forse se viene dalla tomba mi darebbe uno schiaffo, ma non dico inessenziali, ma diciamo propedeutici, preparatori nemmeno, non starebbe bene, ma forse lui direbbe proprio sì, propedeutici, ancora non definiti. E invece secondo me la definizione sta tutta nel cuore di questa possibile identificazione del religioso, ed ecco perché abbiamo avuto difficoltà ad averli, come abbiamo difficoltà sugli scritti di religione. Allora, che ne viene? Ne vengono cinque. Io ieri sono andato a mangiare la pizza, quindi non ho fatto un tempo a rimettere in appunto. È stato ispirato dalla pizza? No, la pizza mi ispira forse in andare lontano dalla filosofia, ma comunque. Allora, però ne vengono fuori. Se è vero questo, che sono una raccolta di materiali, allora mi permetto di proporvi alcune sì considerazioni sui scritti di Francoforte, perché li prendiamo come punti apicali, come punti di ormai, come dire, l'ho raccolti tutti. C'ho 5 minuti, vero? Ma sì, ce l'ho. Vado velocissimo. No, è per rispetto anche di tutti. Allora, dicevo, mi sto domandando che c'è una domanda per chi studia questi scritti che è ricorrente: perché non ha fatto nulla poi? Perché non ne ha fatto nulla di questi scritti? Perché giovane, ve l'ho detto, un
fondo, se fosse stato in tempi di dominio dell'Anvur, il primo libro l'ha pubblicato a 40 anni. E tra l'altro in una rivista che non era né indicizzata né classe A, perché l'aveva fondata da sé. No? Ma l'ho mandato come lettera questa cosa, ho portato un po' di elenchi delle pubblicazioni di Hegel, gliel'ho mandato e ho detto: questo non c'ha le mediane. Allora, comunque è una lotta tutta interna alla società italiana di filosofia teoretica. Questa. Non capisco, ma è importante che comprendano i colleghi italiani. Allora, dunque, dicevo, perché non ne ha fatto nulla? Siamo proprio sicuri che non ne ha fatto nulla? Perché c'è una parola che ricorre e sulla quale abbiamo proprio forse sorvolato, che è la parola riconoscimento. La parola riconoscimento che è presente negli scritti giovanili. Cosa significa essere estraniato, cosa significa essere alienato, mi pare che sia una questione molto presente. E quindi in queste tematiche sono affrontate da Hegel giovane. Certo, negli scritti francofortesi si fa chiara poi questo tipo di domanda. Fa capolino forse perché c'è un confronto con quello che doveva compiere il sistema di Kant, che lo doveva perfezionare. Fichte? Il rapporto con Schelling, che pubblica sull'io come principio della filosofia in generale, lo dobbiamo tenere presente insieme alla critica della rivelazione. E quindi fa capolino il riconoscimento, fa capolino il problema del soggetto. Ma più che del soggetto in Hegel, del riconoscimento del soggetto con i soggetti, piuttosto che tra il soggetto e l'oggetto. È la intersoggettività che si propone come problema, e quindi il problema del riconoscimento. Allora, archiviato Kant e proseguire in Fichte, come non cogliere la forza di questo confronto? Forse nel nostro cantiere dovremmo continuare a ragionare su questo. Mi ero proprio proposto questo di fare nella relazione, di guardare gli scritti ienesi alla luce di questo, però ormai l'ho tolta tutta. Cosa unisce le soggettività? Secondo, vado su una cosa che gli storici della filosofia, Emanuele perdonerà, mi ammazzeranno, ma non posso tacerla. Perché c'è un grande perché, ogni volta che leggo Hegel, è perché non c'è Cusano, ma soprattutto perché se la prende con Leibniz, sempre. Quando è proprio Leibniz, e vado pronto su un terreno spinoso, inesplorato, sui scritti giovanili, quindi mi sto avventurando su una specie di giungla di cui vi chiedo solo perdono, perché la vado solo a tranciare con una roncola. Ah, già, qui non si può dire perdono, vero? Vi chiedo proprio di, sì, in fondo mi autoriconosco in questa. Scusate che la mando un po' a ridere, non sono argomenti da ridere, ma anche per alleggerire il nostro. È chiaramente su un terreno spesso. Perché evoco Leibniz? Perché se Leibniz, la tradizione wolfiana, dicevamo con Marilena, con la tradizione, il confronto di Leibniz, confronto di questo Leibniz, che il cui tema è la libertà, è la libertà della natura, io credo, in polemica con Cartesio, ovviamente, come sapete benissimo, questa attenzione alla libertà, e questa attenzione alla libertà che ancora c'è in Hegel, forse è un'altra via che entra dentro una giungla che dovremmo un po' guardare, perché in fondo la libertà in Hegel possa essere considerata un miglioramento, una continuazione di quella di Leibniz. Non è solamente quella dell'individuo la libertà, ma è quella dei soggetti entro la intersoggettività per Hegel.
Nagel si fa avanti, insomma, al tema della mediazione e del riconoscimento. Terzo elemento, la tematica del superamento della, della separatezza tra soggetto, tra soggetti, tra umano e natura, tra umano e divino, conduce sempre per Hegel in questi scritti all'universalizzazione, alla soppressione dell'individuo, alla astrattezza, possiamo usare questo termine. La libertà deve essere inseguita come se fosse una promessa, qui lo prendo a prestito da qualcun altro questo termine di promessa. Ma negli scritti francofortesi emerge subito la consapevolezza che questo inseguire la libertà ha il pericolo di restare astratta. Ha il pericolo di restare astratto questo inseguire la libertà. Il pensiero universale viene sempre inteso come in qualche modo un pensiero che conduce al, vi ho detto astratto, forse dovrei dire al dissolutivo, alla dissoluzione. Hegel va contro Kant per dare contro all'astrattezza del pensiero di Kant. Ma la domanda di Hegel diventa forte, potente, e se gli individui, come si potrebbero unire gli individui se non li si possono unire con la legge morale? Questa domanda che negli scritti di Francoforte è fondamentale. È l'unione, l'unificazione, come li possiamo unire se la legge morale non lo può fare? Quarto, non è che di fronte ai scritti di Francoforte siamo di fronte a una mitologia, come ha detto qualcun altro? Il cristianesimo negli scritti giovanili costituisce il cardine di un pensiero universale, perché inevitabilmente diventa universale esso stesso, perché il Dio è un Dio universale. Ma non si può prescindere da questa universalità e quindi non si può che essere così condotti al problema dell'astrattezza, che è il problema della fenomenologia. Scusate che m'accaloro, eh. Questo essere astratto è il destino del pensiero occidentale, direbbe qualcun altro ancora, tedesco. Ma tanto, sapete che la filosofia è come la Russia, sempre invasa da, è tutta una palude sempre invasa dai tedeschi, quindi adesso provano a fare l'inverso, ma insomma. Questa astrattezza dissolve l'ethos. Dissolve l'ethos. Allora si tratta di fare, io credo, sugli scritti francofortesi, l'invito di Hegel è quello di fare un'archeologia del cristianesimo, nel quale rientra l'ebraismo, per evitare questa astrattezza. E credo che qui ci sia anche una chiave di lettura della vita di Gesù, che con buona pace del Pepperzak, che dice che è un pastore protestante che è preso da fervori kantiani, è la predica di un pastore protestante preso da fervori kantiani, in verità è proprio, credo che sia una domanda proprio sull'archeologia del cristianesimo fuori e dentro la legge morale. E ultimo, e così ho finito, Hegel comprende sempre più che per procedere nel suo pensiero ha bisogno di figure. Ha bisogno della figura di Kant, Kant è una figura, ha bisogno di una figura quando parla dell'amore, quando parla del destino, ha bisogno di figure, perché c'è, non c'è, perché la sua logica è una logica, come dice nella sua prefazione alla scienza, alla grande logica, come la chiamava Vera, non è una logica predittiva, ma è una logica dell'essere, e che quindi sfugge. Ecco qui l'emergere della conservazione della contraddizione dentro la figura, ma questo è un tema jenese ed è un tema della fenomenologia. Mi sembrano cinque cose che mi porto a casa, su quale merita ritornare sui scritti di Francoforte, ma merita ritornare su tutto il corpus dei scritti giovanili, per cui io, manifestandomi quelle che sono state le mie, le sollecitazioni che mi avete restituito, io vi voglio restituire anche un compito che magari può essere fruttuoso per un ulteriore sviluppo, nel piccolo del mio suggerimento, ovviamente.
Grazie professor Moschini, sì, per essere stato in tempo, per aver offerto diverse sollecitazioni sul, ne cito solo alcune, sul rapporto tra filosofia e cristianesimo, ma anche su appunto ha parlato di questa archeologia del cristianesimo e sulle molteplici domande che sono emerse dal dibattito ancora in costruzione che emergeranno strada facendo. Allora, ora abbiamo la relazione di Simone Farinella che viene dall'Università di Firenze e vi dirò subito. Tanto un bicchiere d'acqua. Sì, certamente. Non so se è stato usato. Non lo so. L'acqua l'hai bevuta? No, io non l'ho bevuta. No. Quindi non è neanche la mia. Allora, è con piacere che... Aspetto prima. Non c'è problema. Poi se la dà anche a me. Grazie. Allora, è con grande piacere che vi presento Simone Farinella, che ha svolto un dottorato presso l'Università di Firenze e altresì questo dottorato era in co-tutela con la Schiller Universität di Jena. Ha lavorato sull'influsso della mistica ebraica e cristiana sul pensiero di Hegel e ha scritto diversi contributi su Hegel comparsi in rivista e il lavoro che sta elaborando per la casa editrice ETS sta traducendo e curando l'edizione di Hegel Quattro Prediche. Allora, do la parola a Simone Farinella che ci parlerà di una relazione dal titolo Fra scissione e unità, funzione e limite della religione nella riscrittura hegeliana dei testi 60 e 61. Prego. Grazie. Tanto la ringrazio per questa introduzione e poi desidero ringraziare l'Istituto per aver reso possibile questa serie di incontri estremamente stimolanti e suggestivi. Allora, a mio modo di vedere, all'interno della letteratura critica si registra una difficoltà nel definire il passaggio dalla produzione di Francoforte a quella di Jena. In particolare, mi sembra che questa difficoltà prenda corpo nella incapacità di spiegare perché all'interno della produzione francofortese la religione assume una funzione speculativa e perché invece all'interno della produzione jenese questa funzione speculativa non è più assolta dalla religione ma è assolta dalla filosofia. Naturalmente ci sono dei tentativi di spiegazione, però a mio modo di vedere vi è un fattore comune che ne inficia la portata critica. E, in termini generalissimi si cerca di individuare, soprattutto all'interno del testo 63, quello che in precedenza era chiamato il System Fragment, dei nuclei teorici che sono di base legati alla sfera religiosa e all'esperienza religiosa e poi questi nuclei teorici vengono trasposti dal religioso al filosofico. Ora, non ho, diciamo, il tempo per discutere singole posizioni critiche, magari questo lo possiamo fare in un secondo momento. Ritengo invece che la nuova edizione critica permetta di definire questo passaggio da Francoforte a Jena e questo passaggio di testimone
della filosofia alla religione in modo più lineare e anche in modo meno brusco. In particolare penso che due testi siano importanti per la comprensione di questa transizione, il testo 60 e il testo 61. Sono due testi che, grazie alla nuova edizione critica dei Frue Schriften, possiamo leggere nelle diverse versioni in cui sono stati redatti, in un arco cronologico che va dal 1798 al 1800. E quello che, a mio modo di vedere, è interessante è che fra la prima versione dei testi e la seconda versione dei testi intercorrono dei cambiamenti assolutamente decisivi. In estrema sintesi, questi cambiamenti consistono nel identificare una scissione all'interno dell'assoluto, più che dell'assoluto, dell'intero. Si parla di Entzweites Ganze, e questa è una tematica del testo 61 presente all'interno delle annotazioni del testo 61, che sono del 1799, quindi successive alla seconda alla prima stesura del medesimo testo, e ancora più rilevante, all'interno della seconda versione del testo 60, Hegel introduce quella che si potrebbe definire una vera e propria fenomenologia del bisogno. Si parla del bisogno di qualcosa di più puro, che è un bisogno legato all'esperienza religiosa, il bisogno che muove Gesù e i suoi discepoli, e poi questo bisogno si approfondisce in se stesso e diviene bisogno della religione, bisogno o impulso della religione. Queste tematiche definiscono anche il limite dell'esperienza religiosa, perché la scissione dell'intero attiva questo bisogno, prima il bisogno di qualcosa di più puro, poi il bisogno della religione, e la incapacità di questi bisogni di soddisfarsi determina in un certo senso il limite dell'esperienza religiosa. È come se l'inappagamento del bisogno determinasse un riconoscimento del limite intrinseco della religione, e quindi il passaggio, che è anche un passaggio dettato dall'evoluzione della cultura, ad una forma di sapere diversa in grado di svolgere il medesimo compito, quindi ripristinare l'intero, ma con dei metodi e delle strategie diverse rispetto alla religione. Allora, parto con l'analisi del testo 61. Nel testo 61 Hegel descrive i primi passi della storia del popolo ebraico. Si rompe una condizione armonica, una condizione che si potrebbe definire Naturzustand, quindi stato di natura, e dopo questa rottura la natura mostra nei confronti dell'uomo un atteggiamento ostile. Si parla di feindliche Natur, quindi una natura ostile, una natura che si dimostra aggressiva nei confronti dell'essere umano. Questa aggressività, questa ostilità determina l'originarsi di una scissione. L'uomo è in sé scisso e questa scissione prende la forma di scissione in idea e realtà. Leggo il passo in questione. Questo è della prima versione del testo 60, quindi siamo intorno al 61, scusate, siamo nel c'è solo la seconda qua, ok, no, è invece in quella, insomma, sì, quella canonica, sì, ci sono le due versioni, quindi leggo la prima versione. Leggo in tedesco, spero di essere chiaro. Allora, damit der Mensch gegen die feindliche Natur bestehen könnte, so musste sie beherrscht werden. Und da er, der Mensch, nun selbst ein zweites ist, auf die zweierlei Arten, die nun möglich sind, entweder in der Idee oder in der Wirklichkeit.
Quindi abbiamo una natura ostile, abbiamo una scissione, questa scissione si radica all'interno dell'essere umano, la scissione è scissione fra idee e realtà, e la forma attraverso cui la natura può essere riportata ad ordine è, diciamo, una dinamica di dominio, e questa dinamica di dominio può assumere due forme eterogenee a seconda di quale polo dell'opposizione viene favorito. Infatti, in un certo senso, si parla di un Entweder Oder. O le due opzioni si escludono, o una o l'altra. E all'interno della storia del popolo ebraico, per Hegel, abbiamo entrambe le strategie, cioè in un caso si cerca di risolvere l'opposizione della natura, l'opposizione del mondo, della realtà, confrontandosi realmente con essa, e questa è la strategia messa in atto da Nimrod. Nimrod però non riesce a sviluppare una offensiva o una controffensiva, e la sua, diciamo, azione in realtà è una reazione. È una resistenza. Si cerca di resistere alla forza d'urto della natura, si resiste all'urto del mondo, della realtà. Si costruiscono delle difese, si radunano uomini, ma non si riesce mai a produrre una offensiva, motivo per cui Hegel nota che con l'avversario Nimrod stringe una Frieden der Notwendigkeit, una pace della necessità. E questa, diciamo, è la prima modalità. Seconda modalità di, appunto, risoluzione di questa opposizione è la modalità, in un certo senso, vincente, ed è anche la modalità che segna in modo indelebile la storia, o come è stato detto ieri, la non storia del popolo ebraico. E questa è la strategia di Noè, in primis, poi anche di Abramo, e in sostanza consiste nell'elevare l'idea al di sopra della realtà, idea o pensiero al di sopra della realtà, e nel fare dell'idea o del pensiero un qualcosa di dominante e incondizionato. Questo incondizionato, che ha un dominio assoluto e incontrastato, riporta sotto di sé la natura, la schiaccia e la domina. Naturalmente sto parlando di pensiero, idea, ma questo pensiero, questa idea è il Dio di Noè, il Dio di Abramo, il Dio di Israele. L'uomo gode del favore del suo Dio, però, ci dice Hegel in un altro passo delle Frohe Schriften, che questo godere determina anche un asservimento dell'uomo alla sua idea. E questo asservimento è reso chiaro dalla costituzione politica che si dà e conferisce il popolo ebraico. All'interno di questo ordinamento politico nessun ebreo può dirsi libero, nessun ebreo può dirsi detentore di diritti, nessun ebreo può dirsi proprietario di alcunché. Con una battuta, libero può dirsi soltanto il Dio e proprietario può dirsi soltanto il Dio. Con, diciamo, una osservazione abbastanza brillante, Hegel ci dice che alla fine questa Costituzione rassomiglia molto a ciò che Giuseppe cercò di fare in Egitto con il Faraone. In Egitto il Faraone è proprietario di tutto ciò che si estende all'interno dei confini del suo regno, dalle cose inanimate fino agli animali, fino anche alle persone, e allo stesso modo il Dio di Israele è proprietario indiscusso e padrone incontrastato di tutto ciò che si ha all'interno dell'ordinamento politico ebraico. A questo punto, prima di sviluppare una considerazione finale sul testo 61, vorrei rileggere il passo che ho citato in precedenza nella seconda versione che Hegel ne dà, o perlomeno nelle aggiunte che Hegel produce nel 1799.
leggo e cito. Il riferimento naturalmente, non, mi sono dimenticato di dirlo, però siamo a pagina 332-333 del Frühe Schriften 2. Cito: Damit der Mensch gegen die Ausdruck der nun feindlichen Natur bestehen könnte, so musste sie beherrscht werden. Und da das entzweite Ganze nur in der Idee oder Wirklichkeit entzweit werden kann, so ist die höchste Einheit der Beherrschung entweder in einem Gedachten oder in einem Wirklichen. Si amplia il contesto. La scissione non è più un qualcosa di legato all'uomo, ma si introduce un intero che è scisso. Questa scissione prende la forma o dell'idea o della realtà. Naturalmente, e questo mi sembra un elemento da sottolineare e di assoluto rilievo, questa scissione dell'intero non toglie la scissione all'interno dell'essere umano. L'essere umano si trova nel bel mezzo della scissione, l'essere umano avverte questa scissione, ne è in un certo senso il riflesso ed è chiamato a dare una risoluzione di questa scissione, è chiamato in un certo senso a ripristinare l'armonia originaria e a trovare una sintesi in grado di appunto riconciliare ciò che si è lacerato. Questo proposito, e mi avvio alla conclusione sul testo 61, non può essere realizzato all'interno dell'ebraismo e non può essere realizzato all'interno dell'ebraismo perché nell'ebraismo vi è, per Hegel, l'elevazione dell'idea sopra la realtà, l'idea diviene un elemento dominante che riconduce violentemente a sé ciò che è altro da sé e questa riconduzione violenta determina una mancanza di rapporto fra i termini coinvolti all'interno della dinamica relazionale. Probabilmente non si potrebbe nemmeno parlare di una dinamica relazionale vera e propria, perché si ha un rapporto fra estranei, manca un elemento comune, un elemento mediatore che permetta appunto di ottenere una sintesi fra eterogenei. Quindi non si ha una sintesi, si ha un reiterarsi della scissione e si ha una condizione insoddisfacente per l'essere umano, il divino e anche il mondano. Diciamo, questi tre termini non riescono a trovare un punto di sintesi, non trovano un punto di convergenza e quindi il problema della scissione rimane un problema aperto. È in questa cornice che si può capire anche la funzione e la figura di Gesù. Gesù per Hegel avverte chiaramente questa mancanza di relazione fra divino, umano, mondano e questa, diciamo, volontà di rinnovare questo legame o di istituire questo legame è ciò che pervade il suo insegnamento che ruota attorno ad una specifica idea, l'idea del regno di Dio. All'interno di questa idea vi è un legame o una forma di legame che è l'amore, che riesce a sciogliere le unilateralità del mondo ebraico. Attraverso l'amore si toglie la differenza fra uomo e uomo e quindi si instaura quella che Hegel chiama una Seelenfreundschaft, un'amicizia delle anime. E oltre a ciò, l'umano ha anche la capacità di elevarsi al divino e il divino di abbassarsi all'interno dell'umano. Dice Hegel che
Halle, in Gott, lebendig sind. Tutti sono viventi in Dio e allo stesso modo il Dio prende corpo all'interno dei membri della sua comunità. Questa idea è un'idea che, diciamo, non deve essere considerata avulsa dalla realtà. Questa idea non è recisa dalla realtà. E il fatto che non sia recisa dalla realtà ci viene testimoniato da una domanda che Hegel si pone in un passaggio del testo 59. E la domanda è questa: Gibt es eine schönere Idee als ein Volk von Menschen, die durch Liebe aufeinander bezogen sind? Quindi c'è un'idea più bella di un popolo di uomini che sono vicendevolmente relazionati attraverso l'amore? Quindi l'idea di Gesù è un'idea che riscatta il rapporto fra divino e umano, ma riscatta anche in un certo senso la realtà, perché è un'idea che è calata all'interno della realtà ed è un'idea che è un'idea di vita comunitaria. E quindi è un'idea che cerca di trovare una quadratura e trovare una forma di legame armonico all'interno di quei termini che invece l'ebraismo non riusciva a riunificare se non in modo unilaterale. Gesù è convinto, perlomeno questo è ciò che Hegel ci dice, è convinto della forza della sua idea, ed è convinto che questa idea, una volta accettata e una volta fatta breccia nel cuore del popolo ebraico, riuscirà a realizzarsi. A questo punto leggo due passi del testo 60, prima versione, seconda versione. Il riferimento è Frue Schriften 2, 286-287. Wäre in den Juden das Ideal, das Jesu vom Reiche Gottes in sich trug, vorhanden gewesen, so hätte dieser Zuruf sogleich Glauben und Wirkung gehabt. Die Beglaubigung der Nähe des Reiches Gottes hätte sich in ihren Herzen gefunden. Sie hätten sich mit einmal in Freiheit gesetzt und so wäre das Reich Gottes da gewesen. Leggo anche il secondo passo. Mi concentro in particolare su un punto. Hätte bei ihrer Unruhe und Unzufriedenheit mit der Wirklichkeit das Bedürfnis nach etwas Reinerem in ihnen gelangen, so hätte der Zuruf des Jesus Glauben gefunden. Und dieser Glauben hätte das Geglaubte in demselben Augenblick ins Dasein gebracht. Quindi, se l'idea si fa breccia nel cuore, se fa assaporare interiormente la libertà, allora può ottenere una traduzione all'interno della realtà. Può, appunto, ottenere esserci da sein, da gewesen, perché è una costruzione comunque al condizionale. Però, insomma, è quella. Per quanto riguarda invece la seconda scrittura, ecco, nella seconda scrittura del testo 60, Hegel introduce l'idea del bisogno. Vi è un bisogno di qualcosa di più puro, vi è una insoddisfazione nei confronti di una situazione reale che appunto spinge a cercare una forma di rinnovamento. Questo rinnovamento è il rinnovamento che si realizza nell'idea del regno di Dio, ed è quel rinnovamento che può essere ottenuto se effettivamente l'amore diventa il legame che stringe i termini relazionali. Se questo bisogno diventa un bisogno non soltanto di pochi, ma un bisogno di molti, allora si può effettivamente avere un superamento di un certo modo di essere che può essere riassunto con la formula ebraismo. Il punto è che questo bisogno non diviene mai un bisogno condiviso.
E questo Hegel lo sottolinea molto bene all'interno del testo 60. Resta un bisogno di pochi, non resta un bisogno condiviso. Questo rimanere un bisogno di pochi è dettato probabilmente anche da una certa incapacità dei discepoli di Gesù di veicolare l'idea, il messaggio del Maestro. E per questa ragione Gesù osserva amaramente: Das Reich Gottes ist nicht von diesem Welt. Cioè, il regno di Dio non è di questo mondo. La comunità cristiana primitiva quindi scappa dalla realtà, la rifugge e si rifugia in quella che Hegel definisce appunto una idealität, quindi una idealità. E all'interno di questa idealität viene restaurata la vuotezza della vita. Quindi anche in questo caso abbiamo una preponderanza della idea sulla realtà e abbiamo un astrarre dell'idea dalla realtà, perché la realtà non riesce ad essere ricettiva nei confronti della idea. Fino a qui le due versioni del testo 60 si sviluppano in modo parallelo. Ci sono naturalmente delle differenze, ma ci sono anche molte continuità. Direi che praticamente da pagina 295, in poi, la seconda versione del testo 60 prende una direzione che è assente all'interno della prima stesura dello stesso testo. Ed è in questo contesto che Hegel introduce il bisogno della religione. Hegel ci dice che l'amore, quindi ciò che alimenta il bisogno di qualcosa di più puro, l'amore ha bisogno di trovare una figura, l'amore deve trovare una esposizione. Hegel parla di Darstellung, deve trovare una esposizione, deve trovare una forma di realizzazione, deve ancorarsi alla realtà, non deve più astrarre da essa. E questa appunto necessità di dare all'amore una forma, di dare all'amore una esposizione e di rendere reale l'amore è il bisogno o l'impulso della religione. Vado adesso a leggere un passo del testo 60, sono insomma più passi messi insieme, quindi il riferimento è pagina 302-305 di Frühschriften 2. Dies Bedürfnis, das subjektive und objektive, die Empfindung und die Forderung derselben nach Gegenständen, den Verstand der Fantasie in einem Schönen, einem Gott zu vereinigen, dies Bedürfnis, das höchste des menschlichen Geistes, ist der Trieb nach Religion. Dann die Einigkeit, die Liebe der Menschen enthält nicht zugleich die Darstellung dieser Einigkeit. Dass das Göttliche erscheine, muss der Unsichtbaren mit Sichtbaren vereinigt sein, das alles in einem Erkennen und Empfindung, das eine vollständige Synthese, eine vollendete Harmonie. Può essere che mi sia dimenticato un verbo, qualcosa, perché non mi sembra chiusa la frase, però è andata così, poi correggerò in seguito. Quindi il bisogno della religione porta, se effettivamente realizzato, a una sintesi, a una vollendete Harmonie, a un'armonia compiuta. Questa sintesi, questa armonia si ha in un Gott, in un Dio che è capace di unificare soggettivo e oggettivo, pensiero e realtà, idea ed essere. Quindi vi è un elemento mediatore, un elemento comune, un terzo, se si vuole, un medio, in cui gli opposti trovano una loro unità e una loro convergenza.
Questa dinamica è dinamica sia che riguarda la scissione dell'intero, ma è anche una dinamica che, a mio modo di vedere, tocca l'essere umano. Perché su questo oggetto convergono anche Empfindung e Verstand, quindi sentimento e intelletto. Sentimento e intelletto convergono, trovano un punto di unità e nella loro convergenza riescono anche a instaurare una forma di reciprocità. Cooperano, si completano e interagiscono l'uno con l'altro, anche perché l'intelletto, almeno nel passo che ho letto, sembra essere una proiezione reale del sentimento, e nel suo proiettare il sentimento realmente, l'intelletto fornisce ad esso dei contenuti che poi può sentire e assimilare in modo soggettivo. Questo Dio che unifica non è più però l'uomo Gesù. Deve venir meno l'identificazione di umano e divino in un individuo particolare. C'era un saggio di Vitiello che mi sembra di aver letto, Gesù deve morire, una cosa del genere. Effettivamente Gesù deve morire affinché questo bisogno della religione possa avere un risultato sintetico e possa soddisfarsi. Quindi non si ha più un Dio che è un uomo particolare, un individuo particolare, ma il Dio è per Hegel un'immagine, das Bild, l'immagine della resurrezione. Questa immagine bella è capace appunto di soddisfare il bisogno della religione ed è capace di dare concretezza all'amore, di dare una esposizione all'amore. Questa sintesi è una sintesi che però non è destinata a durare, perché all'interno dell'immagine, ci dice Hegel, sono conservati degli elementi, dei tratti positivi che determinano il positivizzarsi dell'immagine stessa. Intanto l'idea appunto della resurrezione mantiene in qualche modo viva la relazione fra maestro e discepolo, e quindi una forma o una mancanza di simmetria. Il maestro comunque si pone in una posizione dominante rispetto all'allievo o al discepolo, quindi vi è una mancanza di simmetria che sarebbe contenuta nella immagine della resurrezione, e questo vale per i discepoli di Gesù. Vi è poi anche un'altra forma di simmetria che si ha nel considerare comunque l'immagine della resurrezione come l'immagine in cui, diciamo, risplende la divinità del fondatore di una religione, e quindi anche nell'idea del fondatore di una religione si nasconde una mancanza di simmetria e quindi una forza capace di squilibrare la sintesi raggiunta. Vi è poi anche un altro fattore: Hegel ci dice che appunto presso quei popoli, questa è una tematica del testo 64, che sono stati a lungo esposti alla forza della scissione, è impossibile mantenere a lungo una forma di armonia. Cioè questi popoli che sono scissi, è come, cioè che sono stati, diciamo, esposti alla potenza della scissione, è come se non riuscissero a mantenere in armonia ciò che producono, che elaborano, e via dicendo. L'armonia esula da questi popoli, o perlomeno può realizzarsi, ma può realizzarsi per un momento, perché poi l'armonia dilegua e torna la scissione. Effettivamente questo è quello che avviene anche con la immagine della resurrezione. L'immagine della resurrezione diviene un positivo, diventa un al di là, e questo positivo, questo al di là, non viene più sentito dall'uomo e non viene neanche più conosciuto o appreso tramite l'intelletto. Quindi questo positivizzarsi determina il comparire di nuovo della scissione, e quindi viene rimessa in discussione
o perlomeno ridiventa problema la scissione dell'intero, e poi allo stesso tempo l'uomo, perdendo la sua, diciamo, presa sull'oggetto, presa che produce all'interno dell'uomo una sintesi delle forze che lo costituiscono, l'uomo, dicevo, è come se si sdoppiasse in sé nuovamente. Il sentimento e l'intelletto, perso il punto di unità, diventano due diciamo facoltà autonome, diventano due domini che non interagiscono più l'uno con l'altro e non si completano vicendevolmente. Devo stringere. Perfetto. E quindi non interagiscono più vicendevolmente. Abbiamo una scissione quindi che si reitera sul piano dell'intero, ma anche dell'umano, con la conseguente autonomia di sentimento da un lato e intelletto dall'altro lato. E questo è il quadro del testo 60. A questo punto cerco brevemente di fare una incursione all'interno degli scritti jenesi, in particolare della Differenzschrift. All'interno della Differenzschrift, diciamo, non si parla più della religione, o perlomeno non viene più attribuita alla religione questa capacità di sintesi, proprio alla luce, secondo me, di quello che è stato detto in precedenza. All'interno della sfera religiosa si avverte la scissione, nella religione si cerca di risolvere questa scissione, l'incapacità di risolverla genera dei bisogni, questi bisogni, in quanto insoddisfatti, segnano i limiti dell'esperienza religiosa. E una volta riconosciuti questi limiti, la cultura ha uno sviluppo che, diciamo, relega la religione in una posizione di secondo piano e permette l'ascesa della filosofia. Da questo punto di vista mi sembra illuminante un passaggio della Differenzschrift, pagina 15 dell'edizione critica, in cui Hegel ci dice che la più alta perfezione estetica, die höchste ästhetische Vollkommenheit, può essere raggiunta fino a un certo grado di sviluppo della Bildung all'interno della religione. Da un certo punto in poi, questa Vollkommenheit esula dalla religione, e vi esula anche perché, parallelamente alla religione, si sviluppa nella sua autonomia il Verstand. Quindi vi è anche, diciamo, una ripresa di questa tematica. Il sentimento e il Verstand si scindono, il sentimento e quindi la religione restano che di soggettivo, il Verstand invece si avventura nella sua analisi unilaterale della realtà, e la religione in quanto soggettiva, l'intelletto in quanto oggettivo manifestano una incapacità di avere una prospettiva dell'intero, da angolazioni diverse, soggettivo e oggettivo, ma entrambi denunciano questa mancanza e questa, diciamo, incapacità di far valere una pretesa dell'intero e sull'intero. Ed è in questa, diciamo, evoluzione della cultura che la filosofia si fa, in un certo senso, carico di quella che fu la funzione della religione, soltanto che cerca, con i suoi, diciamo, metodi e con le sue specificità, di ritrovare una armonia dell'intero. Ed è per questa ragione che Hegel ci parla di un bisogno della filosofia. Questo bisogno della filosofia si origina a partire dalla Entzweiung. Questa Entzweiung è sempre legata a una Entzweiung dell'assoluto, perché è l'assoluto che nel suo apparire e manifestarsi si dà come scisso, e il bisogno della filosofia, che ne determina anche il compito, consiste nel riportare in unità
opposti che hanno perso il loro legame vitale. Quando viene meno questa Lebendigkeit degli opposti, allora sorge questo bisogno. E questo bisogno, per le ragioni dette in precedenza e per l'evoluzione della cultura che Hegel delinea nelle prime pagine della Differenzschrift, mi sembra essere un superamento, è un completamento della religione che a questo punto ha esaurito le sue possibilità e passa il testimone alla filosofia. Grazie. Grazie molto per la sua relazione molto puntuale e è estremamente interessante. Passiamo alla relazione successiva. È con grande piacere che presento Alberto De Stasio. Alberto sta lavorando a un dottorato in filosofia teoretica presso il prestigioso DSUM di Catania, un centro di ricerca di eccellenza. È anche borsista di formazione presso questo istituto, l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli. Ha dedicato la prima tesi a Hegel Deleuze ed è una tesi magistrale di prossima pubblicazione. Hegel Deleuze è la triennale, la tesi magistrale invece di prossima pubblicazione alla teoria heideggeriana della Bewegtheit storica, e la sua ricerca di dottorato indaga il modo in cui il pensiero politico moderno, da Baudin a Marx, ha teorizzato le pratiche capitalistiche di governo tra gli uomini. È responsabile della traduzione italiana dei seminari di Alain Badiou per conto della casa editrice Ortes. È autore di saggi pubblicati sulle principali riviste filosofiche italiane e l'oggetto principale delle sue ricerche è il rapporto tra le strutture teoretiche della modernità e il piano della evidenzialità storica. La relazione che presenta, il titolo è lievemente diverso ed è questo, la religione nello spirito oggettivo a partire da un commento hegeliano alla metafisica dei costumi di Kant. Do la parola ad Alberto. Sì, mi sentite? Buongiorno a tutte e a tutti. Vorrei ringraziare anzitutto la professoressa Melica per la sua gentile presentazione e gli organizzatori del presente convegno in questa splendida cornice napoletana. Allora, nel mio intervento presenterò una piccola parte delle mie ricerche, realmente ancora in the making, sulle pratiche moderne di governo degli uomini, delle ricerche queste che interessano vari autori, tra cui appunto Hegel. Allora, prima di introdurre i testi e i concetti della mia relazione, vorrei dedicare qualche parola iniziale alla natura, o meglio, a una delle nature di questi testi del giovane Hegel. Lo farò a partire da alcune considerazioni di Edoardo Miri presenti nella introduzione generale agli scritti giovanili. A pagina 15 della introduzione, Miri scrive quanto segue. Nel momento stesso in cui recupera e riconferma il concetto di fondo dell'opera del Noll, vale a dire la sostanza teologica degli scritti giovanili, la nuova edizione accantona e smaschera l'unilateralità della lettura politica di essi, o almeno ne sminuisce assai la portata e la validità. Come si sa, il campione di quest'ultima, cioè della lettura politica di questi scritti, è stato il Lukács, che mosso soltanto da pregiudizio ideologico ha definito una leggenda reazionaria la teologicità degli scritti giovanili, che si sostanzierebbero solo
del pensiero di un giacobino radicale. Una lettura questa qui di Lukács ormai giustamente al tramonto, dice Mirri, dopo il fallimento della ingannevole, falsa ideologia che l'ha suscitata ed alimentata. Ora, in questa sede io vorrei rivendicare, se possibile, a questi testi una loro, diciamo, politicità, ma una politicità diversa da quella individuata dalla lettura lukacciana. Lo dico, diciamo, con una formula che poi ovviamente dovrò giustificare. La natura politica di questi testi potrebbe dipendere, a mio avviso, proprio dalla loro natura religiosa. Questi testi mostrano un aspetto fondamentale della riflessione hegeliana sulla religione, vale a dire il nesso tra religione e politica. Per questa ragione l'aggettivo teologico, a mio avviso, può apparire riduttivo per indicare il significato di queste prime prove hegeliane. La teologia, come sapere teologico o positivo, che si dipana in formule morte, deduzioni fredde, è anzi posta radicalmente in questione all'interno di questi testi. E quando al termine delle lezioni sulla filosofia della religione Hegel dirà che la filosofia è teologia, egli intenderà la filosofia come regno, dice Hegel, citando Lutero, della pace che non è superiore a ogni ragione. Questa proposizione va da sé a intendersi come una proposizione speculativa, non empirica. Essa implica un divenire, una serie di mediazioni. La filosofia, cioè, è il superamento interno della religione, da che è il sapere più adeguato a cogliere la forma e il contenuto dell'assoluto. Essa è teologia in senso imminente, un senso che non può escludere la libertà e l'agire del singolo e della comunità, almeno come problemi. Ora, io vorrei affermare in questa sede un significato e un uso del termine politica ben più originari della politica agita o di una politica partigiana. Per me, almeno, io considero politica ogni riflessione sulla essenza e i destini del vivere comune, della comunità umana. Un tema questo che ricorre costantemente in tutte le trattazioni hegeliane del problema religioso, basti pensare alle pagine conclusive delle lezioni sulla filosofia della religione. Così, diciamo, cercherò di mostrare come per Hegel parlare di religione vuol dire in ogni caso parlare di politica e viceversa. Questo rapporto, diciamo, ci aiuterà a illuminare meglio un concetto già chiamato in causa nel brano di Mirri che abbiamo appena letto, vale a dire il concetto di ideologia, il quale a mio avviso dovrebbe essere la nozione necessaria, potremmo dire il punto di partenza, per rilanciare una riflessione sul rapporto attuale tra la filosofia e l'agire pubblico, tra la filosofia e l'agire sociale, se ce n'è ancora uno. Ancora esiste questo rapporto. Allora, vorrei partire anzitutto dal testo 16, che risale al periodo di Tubinga, il cosiddetto frammento di Tubinga. Hegel in questo testo propone una distinzione che, diciamo, può aiutarci a cogliere l'intrinseca politicità della religione, secondo Hegel. Hegel differenzia una religione oggettiva da una religione soggettiva. La religione oggettiva concerne la conoscenza razionale di Dio e dei suoi attributi, il credo nei dogmi, la cultura religiosa in generale come sapere oggettivo che viene tramandato in discorsi e libri. Essa può avere un carattere pratico, ma, dice Hegel con un'espressione significativa, forse di origine fichtiana, solo come un capitale morto, ossia come un insieme di pratiche ricorsive non vivificate dalla volontà, ma soprattutto svuotate di qualunque potenzialità trasformativa nei confronti del mondo. La religione oggettiva, se continuiamo con la metafora hegeliana, è un capitale che non viene riprodotto nel commercio attivo col mondo, da cui non si ricava un guadagno, potremmo dire, in breve tempo, un fondo stantio. La religione soggettiva, al contrario, dice che è attività interiore, religione vivente, è operosità rispetto al mondo esterno. Scusate. Ora, questi due tipi di religione, secondo Hegel, non sono irrelati, ma uno deve dipendere dall'altro. Dice Hegel, di religione oggettiva io ne parlo solo in quanto essa è una componente
della religione soggettiva. Le argomentazioni sulla conoscibilità razionale di Dio, vale a dire la teologia, sono un puro flatus vocis se non instaurano una connessione vivente con la ragion pratica, con l'impulso ad agire per ottenere il meglio dagli uomini. Dicevo, ecco, quando io parlo di religione faccio completamente astrazione da ogni conoscenza scientifica, o meglio metafisica di Dio, dal rapporto fra noi e Dio, fra il mondo e Dio. La religione soggettiva, invece, è ciò che presiede alla conoscenza di quei pochi principi dell'agire universalmente validi e semplici, che dicevo non hanno bisogno né di un apparato di erudizione né di un dispendio di dimostrazioni faticose. Essi, diciamo, devono solo imprimere la loro forza sulla determinazione della volontà ad agire. L'origine kantiana, diciamo, di questa impostazione per il momento è evidente. La religione soggettiva è, in quanto religione popolare, dice Hegel, un nutrimento per le grandi disposizioni d'animo e procede di pari passo con la libertà. Essa informa la vita morale e razionale di un popolo, ma non può rinunciare all'ausilio di immagini, racconti e miti per arrivare al sentimento degli uomini, scrive Hegel in un brano molto significativo, a mio avviso, del testo 16, cosiddetto testo. Spirito del popolo, storia, religione, grado della libertà politica popolare non possono essere considerati separatamente, né in rapporto al loro reciproco influsso, né in rapporto alla loro natura. Essi sono intrecciati insieme in un solo nodo, come tre colleghi d'ufficio di cui nessuno può fare qualcosa senza l'altro, ma ognuno riceve qualcosa dall'altro. Formare la moralità di singoli uomini è fare di una religione privata, dei genitori, dei propri sforzi e delle circostanze. Formare lo spirito del popolo è in parte cosa della religione popolare, in parte dei rapporti politici. Di questo genio, continua Hegel, è madre la politeia, la Costituzione, ma la sua levatrice è balia, è la religione. Quindi, diciamo, il compito della formazione di uno spirito del popolo è suddiviso da Hegel tra la religione popolare e i rapporti politici. Tuttavia, diciamo, questa ripartizione non significa che la religione soggettiva non abbia un fine eminentemente politico, essa nella sua essenza vincolata al problema politico. Questo vincolo da sé non è di tipo legale o coercitivo. La religione soggettiva non ricorre alla forza o alla potestas diretta per governare una comunità. Quello è il compito, per l'appunto, dei rapporti politici. Gli strumenti della religione sono quelli della Bildung, ma il suo ruolo, come vedremo a breve, è ancora più irrinunciabile dell'esercizio della forza per la realizzazione del fine politico sommo, ossia la costituzione di uno spirito del popolo. La capacità di governare il foro interno degli uomini è una prestazione cui il potere politico non può fare a meno. La dolcezza benevola dell'agire religioso è, diciamo, il contrappeso necessario alla codienza, in certi casi oppressiva, della politeia. Passiamo a un altro testo, il testo 32, ossia è il primo dei tre manoscritti che vanno a formare la cosiddetta positività della religione cristiana. A un certo punto del testo 32 Hegel analizza i rapporti tra doveri morali, Stato e religione. Il fulcro di queste pagine, a mio avviso, è una visione della religione, che definisco così, poi ovviamente lo spiego, come dispositivo politico governamentale. Questo ruolo della religione, Hegel lo deduce a conclusione di un lungo sillogismo, di un lungo ragionamento. Anzitutto, nota Hegel, lo Stato non può richiedere la moralità dai suoi cittadini in quanto entità politica. Lo Stato come soggetto morale può solo costringere gli individui attraverso la forza delle leggi. Per intervenire sulla moralità degli individui, lo Stato deve trasformarsi in un agente morale. Ma con tutta evidenza uno Stato che agisce immediatamente sulla moralità attraverso le istituzioni darebbe vita, dice Hegel, a leggi improprie, contraddittorie, ridicole. Uno Stato morale è tecnicamente uno Stato impolitico, dunque potenzialmente violento e iniquo. Al tempo stesso, però, lo Stato, dice Hegel, ha il massimo interesse
proprio in vista della legalità sul fine peculiare, a che i cittadini siano buoni anche moralmente. Lo Stato ha bisogno della moralità dei cittadini, essa diciamo predispone i cittadini al rispetto fiducioso e non solo timoroso delle leggi. Ma diciamo, come può lo Stato intervenire sulla moralità dei cittadini a fini politici, cioè per il mantenimento della legalità, senza porsi in prima istanza come entità morale? Occorre ricordare che lo Stato non può cedere quote di sovranità a un potere esterno che si occupi della cura della moralità dei sudditi. Così, diciamo, se la sovranità non può essere chiamata in causa per determinare la moralità, occorre un altro momento dell'articolazione interna politica dello Stato. Questo momento è appunto il governo. Qua ovviamente governo non ha da intendersi nel senso del potere governativo, del potere esecutivo, è una funzione interna dell'apparato di Stato. L'intervento nella moralità non deve avvenire in nome della sovranità e dunque di una potestà diretta, ma attraverso un dispositivo di governo. Non è lo Stato in quanto potere sovrano che può condurre alla moralità dei sudditi, perché a quel punto farebbe ricorso alla sua capacità coercitiva. È lo Stato in quanto potere governativo a poter agire indirettamente sulla moralità. Lo Stato, in altre parole, deve servirsi di qualcosa per il governo morale. Questo qualcosa è, come facile prevedere, la religione. Dice Hegel, la religione è il mezzo migliore per raggiungere la fiducia dei cittadini per le leggi. Dipende dall'uso che ne fa lo Stato, se essa è in grado di corrispondere al fine. Tale fine è evidente nelle religioni di ogni popolo, poiché tutte hanno questo in comune, di tendere sempre a produrre una disposizione d'animo che non può essere oggetto di alcuna legislazione civile. Una religione è migliore o peggiore, a seconda che, per produrre questa disposizione d'animo che dà luogo all'agire in modo conforme alle leggi civili e a quelle morali, operi terrorizzando l'immaginazione e per mezzo di questa la volontà, oppure operi mediante impulsi morali. Ora, il testo 32 prosegue poi con una serie di riflessioni sui rischi interni al patto Stato-Chiesa. La trasformazione della società cristiana in una Chiesa porta a compimento, secondo Hegel, il processo di positivizzazione, diciamo, della religione cristiana. L'ingresso nella società cristiana, infatti, comportava l'accettazione, dice Hegel, di un grado di sottomissione o di ubbidienza alla società. Continua Hegel, colui che entrava nella società della setta positiva cristiana assumeva il dovere di ubbidire ai suoi stati non perché egli stesso vi giudicasse alcunché doveroso, buono ed utile, ma perché aveva lasciato giudicare su queste cose la società, riconoscendo qualcosa come dovere solo per altrui comando ed altrui giudizio. Col passaggio dalla società cristiana, inizialmente volta alla ricerca della perfezione delle virtù morali, alla costituzione della Chiesa, la positività della sovranità ecclesiastica sulla condotta morale dei fedeli diventa incoercibile. A questa altezza dell'argomentazione, Hegel analizza i mutamenti interni alle pratiche di governo e delle coscienze durante questa fase di politicizzazione della Chiesa. Queste pratiche di governo poi, come sappiamo, verranno riprese più di un secolo dopo da Michel Foucault in due corsi al Collège de France, vale a dire sicurezza, territorio e popolazione e soprattutto del governo dei viventi. Il tema di questi due corsi è il problema del pastorato, il problema del politico del pastorato. A proposito del pastorato, scrive Hegel, pubblici confessori furono imposti come direttori di coscienza per il rafforzamento positivo della società cristiana. Se dunque in un primo momento ogni credente era lasciato libero di confidare i propri segreti, le proprie colpe a un amico fidato, ora i governanti dello Stato spirituale assegnano a ognuno un ministro cui bisogna obbligatoriamente rivolgersi, dice Hegel, la confessione dei peccati, che prima era spontanea, e ora dovere di ogni cittadino di questo stato spirituale. In questo modo, secondo Hegel, qui potremmo dire ancora una volta in anticipo su Foucault, lo stato spirituale si fa modello originario delle pratiche di sorveglianza. Hegel afferma, sono parole sue, la sorveglianza sulla moralità dei cristiani è il compito principale di questo stato spirituale. Ora vorrei andare al testo, diciamo, principale di questa mia relazione, vale a dire il testo 73. Il
Questo 73 è stato composto, secondo diciamo, la datazione che viene stata proposta da Rosenkranz e poi accettata dai curatori delle Frühschriften 2, intorno all'agosto del 1798. Ora, i curatori del secondo volume degli scritti giovanili considerano il frammento un commentario a un brano della Metafisica dei costumi kantiana. Lui scrive a tal proposito nella sua presentazione che oggetto del commentario è la Metafisica dei costumi, o forse la critica della ragion pratica o la pace perpetua. Tuttavia c'è da dire che né nella critica della ragion pratica né nella pace perpetua si trova, vi aggiungere io, si può trovare una tematizzazione del concetto di Chiesa e dei suoi rapporti con lo Stato. I curatori non sono tuttavia riusciti a individuare il passo della Metafisica in questione. Con tutta probabilità Hegel non cita direttamente il brano kantiano, ma lo parafrasa. Ora, a una rapida ricognizione, sempre in via congetturale, potrebbe trattarsi, penso, magari poi ne discutiamo, di un passaggio della sezione B, dell'appendice 8 alla seconda parte della Metafisica dei costumi. Il titolo di questa appendice è del diritto dello Stato relativamente alle fondazioni perpetue in favore dei suoi sudditi. Ora, la linea kantiana che Hegel parafrasa con l'espressione lasciarsi in pace, il Ruhelassen, Hegel dice, riporta questo brano dove si legge Stato e Chiesa si devono lasciare in pace. La linea kantiana potrebbe essere questa. La questione è qui la seguente: se la Chiesa possa appartenere allo Stato o lo Stato alla Chiesa come cosa sua, perché due poteri supremi non possono senza contraddizione essere subordinati l'uno all'altro. Quindi se questi due poteri vogliono vivere senza subordinarsi l'uno all'altro, ossia senza che uno dei due rinunci alla propria autonoma potenza, devono essere separati. Parafrasa presumibilmente Hegel, si devono lasciare in pace. Ora, veniamo per un momento a questo testo kantiano. L'appendice 8, la sezione B dell'appendice 8, ruota attorno a una domanda molto importante che poi avrà una sua rilevanza in Hegel. Kant si domanda: i non credenti della Repubblica Francese hanno il diritto di rompere la relazione spirituale del clero con i laici in nome della onnipotenza dello Stato temporale? Si tratterebbe, va da sé, di un'operazione di sottrazione, di furto, di usurpazione, perché, specifica Kant, ciò equivarrebbe al togliere con la forza il proprio agli altri. Illustreremo a breve, diciamo, la rilevanza di questa prospettiva proprietaria per la comprensione kantiana del rapporto Stato e Chiesa. Ad ogni modo, in risposta alla domanda iniziale, Kant presenta una serie di argomenti. Anzitutto riprende una tesi simile, diciamo, a quella hobbesiana presente nel lunghissimo, sconfinato capitolo 42esimo del Leviatano, sul potere ecclesiastico. La tesi è più o meno questa: anche se il mondo dei credenti è il regno dei cieli, essi devono sottomettersi alle sofferenze del secolo, al potere secolare che prevale e domina in questo mondo. In secondo luogo, Kant chiarisce, in base a questa separazione originaria, che la Costituzione civile non può imporre una religione o toglierla. L'ultimo argomento, invece, eccede la questione spirituale e religiosa per impattare direttamente il problema dei beni ecclesiastici, in particolare, sono molto, diciamo, puntuale, che è stata trattata all'interno della Rivoluzione francese, la cessione in eredità delle proprietà da parte dei credenti alla Chiesa, in cambio, dice Kant, del guiderdone nell'altra vita, vale a dire la salvezza. A tal proposito, Kant afferma che lo Stato può eliminare questo istituto di successione perché può rifiutarsi di farsi, dice Kant, vassallo alla Chiesa, parzialmente o anche totalmente. La ragione di questo rifiuto sta nella essenza stessa della Chiesa, vale a dire un istituto fondato unicamente sulla fede. Ora, quindi, cosa fa Kant? Per esporre questa questione, se lo Stato possa appartenere se la Chiesa possa appartenere allo Stato, lo Stato alla Chiesa, Kant definisce anzitutto cosa è in possesso della Chiesa e cosa è in possesso dello Stato. Andiamo al commento hegeliano. Il commento hegeliano, prevedibilmente, presenta un'architettura teoretica molto diversa rispetto a quella kantiana.
alla, potremmo dire, alla logica proprietaria kantiana. Hegel dice: se lo Stato vuole mantenersi saldo nel suo tutto e respingere con forza dalle sue sponde le ondate della religione e della Chiesa, diviene inumano e mostruoso e si genera il fanatismo che, considerando gli uomini e le relazioni umane in potere dello Stato, lo frantuma in essi, ed essi in lui. Ma se il principio dello Stato è un tutto compiuto, allora è impossibile che Chiesa e Stato possano essere diversi. Ciò che per lo Stato è un pensato, è un che di dominante, prestiamo attenzione a queste espressioni, per la Chiesa è ugualmente un tutto, come un che di vivente rappresentato dalla fantasia. Il tutto della Chiesa è un frammento solo quando l'uomo è frammentato in un particolare uomo dello Stato e in un particolare uomo della Chiesa. Ora, a Hegel, diciamo, non interessa la deduzione giuridica del dei possessi rispettivi di Stato e Chiesa, i quali, diciamo, producono la necessità della separazione. La domanda implicita da cui muove Hegel è, potremmo dire, di natura organizzativa, vale a dire, come potrebbe funzionare uno Stato interiormente scisso? Lo Stato può aspirare a essere una totalità etica solo se ingloba la Chiesa come un momento della sua attività spirituale. Lo Stato infatti non può pretendere di mantenersi saldo come un tutto se basa il suo potere e la sua azione solo sulla coercizione. Lo Stato non può apparire soltanto, dice Hegel, come un che di dominante, un che di pensato. Cosa vuol dire? Con queste espressioni Hegel si riferisce a una presa astratta, immediata dello Stato, priva di una mediazione sensibile o della rappresentazione. Lo Stato, cioè, per operare storicamente come una totalità piena, ha bisogno dell'elemento della rappresentazione, della fantasia, diremmo in termini, diciamo, contemporanei, del consenso, il quale risveglia in interiore omine il bisogno delle leggi e della moralità. Così, diciamo, la critica hegeliana alla separazione avviene su due fronti. Dal punto di vista logico, prettamente logico-teoretico, la contrapposizione di due poteri equipollenti comporta la sottomissione dell'uno all'altro. Per una motivazione speculativa, perché se i due poteri non sono una autosuddivisione della sostanza etica dello Stato, il potere politico ecclesiastico può rappresentare un limite interno alla potenza statuale. Dal punto di vista, diciamo, prettamente governamentale, invece, uno Stato come istanza etica totale non può rinunciare all'influenza morale della religione, ne parlavamo prima. Esso non può limitarsi alla forza delle leggi per porsi come entità storica piena e interiormente rafforzata. La separazione è una scissione, uno smembramento che indebolisce l'unità spirituale dello Stato, dunque la sua forza interna. Ora, perché tutti questi ragionamenti? Perché a mio avviso il contenuto di questo testo 73 può figurare, potremmo dire, come la matrice della concezione hegeliana della religione come momento decisivo dello spirito oggettivo. Quindi, secondo me, dato il suo contenuto, questo testo può senz'altro essere attribuito a Hegel e soprattutto non va sottovalutato come una prova minore, cioè ha delle potenzialità questo testo, secondo me. Vorrei mostrare, diciamo, la continuità di certi argomenti che abbiamo già trattato nell'Hegel maturo. Prenderò riferimento soprattutto a due testi: il paragrafo 552 dell'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche e alcuni brani delle lezioni sulla filosofia della storia e le filosofie della religione. Come sappiamo, il paragrafo 552 dell'Enciclopedia è collocato, potremmo dire, a metà strada tra la sezione sullo spirito oggettivo e la sezione sullo spirito assoluto.
Nella prima parte del paragrafo Hegel afferma che se lo Stato si fonda sulla predisposizione etica, quest'ultima a sua volta è fondata sulla religione vera e assoluta, vale a dire il cristianesimo. Lo stato dell'eticità presente nello spirito di un popolo e nelle sue manifestazioni oggettive, per esempio le istituzioni, gli ordinamenti politici, l'assetto economico, è il momento esteriore della eticità autocosciente dello spirito. La religione, invece, è questa medesima autocoscienza, dice Hegel, che ritorna entro sé della realtà empirica e conosce se stessa non più sotto forma di istituzioni, ma nella sua fede e nella sua coscienza morale. Poi questi argomenti ritorneranno in un altro paragrafo importante dei lineamenti filosofici del diritto, il 270. Ora, qual è il punto? Il punto è che questi due momenti non sono scissi e non possono essere separati. La realizzazione esteriore della eticità, anche del principio economico, non è e non deve essere sciolta dalla rappresentazione religiosa. Dicevo, è così, la religione è la base della eticità e dello Stato. Hegel reputa addirittura un ungeheure Irrtum, un errore immenso della nostra epoca, quello di voler considerare religione e Stato come separabili, come se da una parte ci fosse un rapporto statuale preesistente, già forte e potente, a cui deve aggiungersi la religione come elemento soggettivo e interiore che deve rafforzare lo Stato e esserli indifferente. Al contrario, la nascita dello Stato è strettamente connessa con lo sviluppo mondano della religione assoluta, dice Hegel, finché la religione vera non entrerà in scena nel mondo e diverrà dominante negli Stati, il vero principio dello Stato non giungerà alla realtà. Ma diciamo, quale momento del cristianesimo può conciliarsi con lo Stato e rafforzarlo dall'interno? Per rispondere a questa domanda, Hegel ripercorre la storia della scissione tra il cattolicesimo e il protestantesimo. Il cattolicesimo viene definita la religione della estraniazione. Nonostante la religione cattolica si costituisca il contenuto divino non nella natura, ma come spirito e verità, nella religione cattolica vi è ancora una contrapposizione tra l'autocoscienza individuale dello spirito, il fedele, e lo spirito divino in sé per sé. Nel cristianesimo lo spirito è inteso come un che di esterno rispetto all'autocoscienza del fedele. Tutte le cosalizzazioni dello spirito presenti nel rito cattolico, per esempio l'ostia, dipendono da questa inamovibile esteriorità del cattolicesimo. Poi nelle lezioni sulla filosofia della religione Hegel ripristinerà questo ruolo dell'ostia, no? L'importanza dell'ostia all'interno della comunità cristiana, dirà che è l'unio mistica, è proprio la presenza di Dio che viene introiettata. Dice Hegel, da quel primo e supremo rapporto esteriore derivano poi tutti gli altri rapporti esteriori, che sono dunque rapporti non liberi, non spirituali e superstiziosi. Essi sono, in altre parole, dei rapporti positivi, o come dice Kant nell'ultima sezione della Religionsschrift, feticistici. Il cristianesimo di rito cattolico non riesce a valicare la sua congenita positività, la quale costringe il fedele, dice Hegel, ad adorare opere esteriori, a contemplare immagini, statue, reliquie e, aggiunge, persino le ossa. Questa scissione è all'origine della corruzione interna dell'intera essenza etica del cattolicesimo e soprattutto degli stati fondati su questa confessione. Le valutazioni di Hegel a questo punto si fanno severe e implacabili. La religione cattolica è stata altamente lodata come l'unica che assicura la stabilità dei governi. Di fatto, essa assicura la stabilità di governi che sono connessi con istituzioni fondate sulla illibertà dello spirito. Ora, qual è il punto? Più che altro, qual è la mia tesi? Questa valutazione della religione cristiana, sebbene per negazione, diciamo, rivela un fatto, ossia come per Hegel sia impossibile pensare l'essenza di una religione secondo il suo concetto senza considerare la sua effettualità storico-politica. Per
per Hegel è impossibile conoscere una religione fuori della sua posizione nello spirito oggettivo. Si potrebbe addirittura dire, ma ovviamente si tratta di un programma di ricerca e non di una tesi, che la vera essenza di una religione si mostra anzitutto nello spirito oggettivo. Insomma, la questione che qui vorrei sollevare non riguarda il superamento all'interno dello spirito assoluto della religione da parte della filosofia. Né, diciamo, si può dire che lo Stato per Hegel non sia fondato sul principio razionale. Lo Stato è una manifestazione della scienza, del concetto stesso. A me interessa, se possibile, il movimento opposto, vale a dire il rapporto retroattivo tra la religione e lo spirito oggettivo. Sulla base di alcuni testi è possibile affermare che per Hegel la religione, uso questo concetto, poi lo spiego, è una sorta di rappresentante, di emissario dello spirito assoluto nello spirito oggettivo. E perché? Perché la religione, poi ne discutiamo, la religione è l'unico elemento dello spirito assoluto, o meglio, è l'elemento dello spirito assoluto che forse più degli altri contribuisce essenzialmente a costituire lo spirito di un popolo e di uno Stato, più dell'arte e più della stessa filosofia. Ecco, arte e filosofia rispetto alla religione sembrano meno adeguate a suscitare un'adesione interiore, convinta e attiva di una collettività allo spirito delle sue opere e alla sua posizione nella storia. L'inadeguatezza dell'arte, diciamo, dipende, credo, dal suo carattere di sensibilità tutta esteriore e dal punto di vista pratico dal sentimento di sospensione e contemplazione che suscita, cui fa da pendant la creatività individuale, tutte, diciamo, posture pratiche di cui lo Stato immediatamente non sa che farsene, insomma. La filosofia, invece, per via delle sue ardue mediazioni concettuali, sembra inattingibile dalla maggior parte del popolo e non ispira direttamente l'azione. Dice Hegel, in conclusione delle lezioni sulla filosofia della religione, ma la filosofia è parziale, è un santuario appartato, e i suoi servitori formano una classe sacerdotale isolata che non deve andare d'accordo col mondo. Qua non deve andare d'accordo col mondo non vuol dire si deve opporre al mondo, vuol dire che se ne deve, si deve, insomma, non deve curarsi del mondo, come va il mondo. Come il presente temporale empirico possa trovare una via d'uscita dal suo dissidio, come esso si possa configurare, sempre quel che parla, è cosa che deve essere lasciata a lui e non è l'oggetto immediatamente pratico e il fare della filosofia. La religione, invece, sembra avere una intrinseca capacità di determinare l'oggettività. Vi leggo un brano, a mio avviso decisivo, dalle lezioni sulla filosofia della storia. Dice che non meno essenziale è infatti l'interesse che ci spinge a occuparci degli altri aspetti, delle forme ulteriori in cui si distingue lo spirito di un popolo. Il vero spirito di questa coscienza è la religione. Arte e scienza possono essere considerate come suoi lati, sue forme. L'arte ha lo stesso contenuto della religione, soltanto il suo elemento è l'intuizione sensibile. La scienza catexochen, o le dire la filosofia, tratta anch'essa lo stesso oggetto, ma nell'elemento del pensiero. Diciamo, cose note fin qui. Ma Hegel aggiunge, nella religione dunque si esprime nel modo più semplice il principio essenziale di un popolo, così come su di essa si fonda tutta l'esistenza del popolo medesimo. Per questo lato la religione sta nel più stretto rapporto col principio statale. Ora, occorre fugare ogni fraintendimento in anticipo. Qui non si vuole negare che per Hegel l'organo della filosofia sia più adeguato dell'organo della religione per il coglimento dell'assoluto. Non è questo il problema che vorrei porre. Il problema che vorrei sollevare è, diciamo,
la valutazione della efficacia storica e politica delle tre sfere dello spirito assoluto all'interno dello spirito oggettivo. Passo, diciamo, all'ultimo testo che voglio vagliare in questa sede, vale a dire alcuni brani delle lezioni sulla filosofia della religione. Anche in questo contesto il punto di partenza hegeliano è questo, dice Hegel: in generale la religione e il fondamento dello Stato sono la stessa identica cosa, essi sono in sé e per sé identici. Esiste un unico concetto della libertà nella religione e nello Stato. Questo concetto è la cosa più alta che l'uomo abbia ed esso viene realizzato dall'uomo. Il popolo che ha un cattivo concetto di Dio ha anche un cattivo Stato, un cattivo governo, cattive leggi. Ora, c'è da dire che questa unità esperisce, diciamo, va incontro a esiti diversi nella storia. Nel caso della religione cristiana, dice Hegel, per esempio, Stato e religione possono essere scissi e avere leggi distinte. La legge dello Stato infatti tende al diritto all'eticità, dunque al benessere mondano, laddove la legge religiosa è destinata alla eternità e alla santità. Nello Stato il soggetto ottiene la realizzazione della libertà, nel cattolicesimo invece l'individuo, dice Hegel, è sottomesso a una rigorosa obbedienza e deve perseverare nell'essenza di volontà. La religione cattolica pertanto non può armonizzarsi con una istanza etica che è fondata sulla libertà razionale del soggetto che si realizza nello Stato. Il cattolicesimo, dice Hegel, effettua una confisca dell'attività dell'uomo, sottrae il contributo pratico dell'individuo alla vita dello Stato, per esempio il lavoro. L'unica religione con cui lo Stato potrà ricostituire l'unità prevista nel concetto dell'eticità sarà quella religione che muove dal riconoscimento della libertà. Vale a dire il protestantesimo, un argomento che abbiamo già visto. Tuttavia, in questo momento delle lezioni sulla filosofia della religione, Hegel movimenta questa identificazione con un'espressione, dice in nome di principio ma in modo astratto. Perché? Perché il limite del protestantesimo è l'eccessiva sacralizzazione della sfera interiore, la quale può rivelarsi parimenti esiziale per la tenuta dello Stato. Ne deriva che in questa esposizione del rapporto tra Stato e religione, in questa qui, cioè nella filosofia, nelle lezioni sulla filosofia della religione, Hegel si è più interessato, diciamo, a mostrare i momenti di cedimento tra questi due ordini spirituali, vale a dire l'eventuale sproporzione tra interno ed esterno. Quindi suonano come per incanto, veramente una magia, le linee finali dello spirito del cristianesimo, no? Le linee finali del testo 60. La conciliazione tra la libertà statuale e quella interiore è più un principio euristico che una realtà definitiva. Hegel riconosce cioè l'inestirpabile, ineliminabile conflittualità tra Stato e religione anche nel caso del protestantesimo. Dice Hegel, nasce quindi necessariamente un conflitto che non si può veramente appianare. Questo conflitto tra moralità e legalità, tra legislazione positiva e la disposizione interiore, vale a dire la materia più propria della religione, possiamo dire che il vero motore della storia per Hegel è, appunto, riprendendo lo spirito del cristianesimo, potremmo dire che è la forza del destino. L'irraggiungibile coincidenza tra sussunzione alle leggi e convinzione, tra il rispetto timoroso di una costituzione civile e l'intima adesione a questo verso etico, non produce in Hegel una rinuncia nichilistica alla perfettibilità dei sistemi politici, ma è il principio che non cessa di vivificare, seppur nella scissione, nella fatticità storica, il movimento di autoassestamento storico dello spirito umano. Cioè, per Hegel, a mio avviso, la storia non finisce perché questi due lati non possono armonizzarsi. Ora, dice Hegel, questo carattere determinato del diritto e dell'eticità trova per il popolo la sua ultima conferma solo nella forma di una religione esistente, e se questa non s'accorda con i principi della libertà, è sempre presente la scissione, è una scissione
irrisolta, un rapporto ostile che proprio nello Stato non deve trovare posto. E a queste linee non a caso fa segno di un rapido riferimento al terror di Robespierre, in cui la morte era la risposta a coloro, dicevo, che non erano nella disposizione interiore della libertà borghese. La legge dei sospetti infatti non riguardava le manifestazioni esteriori, eventualmente illegali, della persona, ma il sospetto di una sua infedeltà interiore al verbo della libertà, mai a fondo deducibile o verificabile. Di qui, diciamo, l'importanza difficilmente sottovalutabile dell'uso governamentale della religione. L'assenza di questa dimensione all'interno dei calcoli politici degli stati moderni, dice Hegel, la dominante incoscienza in tal merito è la principale contraddizione di cui soffre il nostro tempo. Nel nostro tempo, invece, il tempo di noi contemporanei, potremmo dire che sarà Antonio Gramsci, sulla scorta di Benedetto Croce, a riprendere, seppure indirettamente, la questione hegeliana appena trattata e a riaffermarne la centralità nella politica contemporanea. Dice Gramsci nel quaderno 11, a questo punto si pone il problema fondamentale di ogni concezione del mondo, di ogni filosofia che sia diventato un movimento culturale, una religione, una fede, cioè che abbia prodotto un'attività pratica e una volontà e in esse sia contenuta come premessa teorica implicita una ideologia, si potrebbe dire. Il problema dell'ideologia è il problema, dice Gramsci, di conservare l'unità ideologica, problema secondo me hegeliano sia in cima, in tutto il blocco sociale, che appunto da quella determinata ideologia è cementato e unificato. Anche Althusser, nel suo studio sull'ideologia e gli apparati ideologici di Stato, considererà l'ideologia come l'elemento necessario per la riproduzione non più dei mezzi di produzione delle forze produttive, ma delle coscienze. La religione cristiana, come si legge nell'ultimo capitolo del suo studio, è valutata in tal senso come il plesso ideologico più potente di sempre, come la principale forza di soggettivazione della storia. La riproduzione delle coscienze, la trasformazione dell'individuo in soggetti, dice Althusser, che funzionano da soli, è un momento irrinunciabile per la fortificazione e la perpetuazione di un sistema, di ogni sistema. Io voglio rivalutare il ruolo positivo dell'ideologia, insomma. Invece quando esso, diciamo, è messo in pericolo da un nemico esterno ed interno, per questa ragione in alcuni momenti della storia una data ideologia, specie quelle ideologie che si attestano da sole, una missione universalistica può assumere fattezze manifestamente religiose in senso letterale e financo talvolta funzioni potentemente discriminatorie nei confronti della alterità. Vi ringrazio. Grazie Alberto De Stasio per la bella relazione che avremo modo di discutere. Vamos a concluder con beltade. In catalano? In catalano. In catalano. Con molto piacere presento Andrés Ortigosa, sta svolgendo un dottorato presso l'Università di Siviglia, Spagna, e a Siviglia è anche docente. Nell'anno accademico 21-22 ha insegnato all'Università di Malaga, è editor della rivista spagnola Studia Hegeliana, ha pubblicato articoli in rivista, cito solo alcune riviste, nell'Annales del Seminario di Storia della Filosofia, Agora, Papel de Filosofia, e anche nella rivista Endoxa, Serie Filosofica. Ha curato sezioni monografiche sulla filosofia classica tedesca, e tra queste ha curato una sezione dal titolo in inglese Truth and Freedom in Hegel and Schelling nella rivista Studia Hegeliana. Ha poi curato una sezione dedicata a Harmony between Greece and Germany nella rivista spagnola Claridade, Revista de Filosofia.
I suoi interessi di ricerca vertono sulla filosofia del giovane Hegel e sulla filosofia dello spirito soggettivo. La relazione sarà in lingua spagnola, dal titolo El tránsito de la reflexión del sentido de la positividad en Hegel. Gracias. Scusate, è capitato con la persona meno tecnologica della storia. Bisogno del microfono? Comincia.
Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también por la presentación, Claudia Mélica. También muchísimas gracias a todas las instituciones que han hecho posible este evento, este workshop, así como al comité organizador. Para mí es un honor poder participar en este tipo de evento y la verdad es que a lo largo de estos días he visto que el nivel de las ponencias y las comunicaciones es muy bueno. He de decir que los compañeros italianos sois todos unos comentadores y comentaristas de textos fantásticos. En este caso, yo voy a tratar de hacer algo al nivel que también sea sugerente. A lo largo de estos días, si me permitís hacer una breve recapitulación, un pelín salteada, hemos visto que en general parece que hay temas o tópicos que son muy generales y muy comunes en la filosofía del joven Hegel. Por ejemplo, la noción de amor, como explicó Claudia Mélica, la noción de positividad, que también la explicó Emanuele Cafagna. También hay otras personas que se han dedicado a hacer unas reflexiones profundas también sobre figuras abrahámicas, como por ejemplo Joseph Cohen, que también han sido tratados en diferentes libros, como Hegel y el signo de Abraham, que escribió Leonora Caramelli. Y en general, pues podríamos decir que hay también influencia de otros autores, como por ejemplo Kant, como explicó Anzalone. Pues bien, hay temas o lugares comunes en general en el joven Hegel. Pero hay una cosa que a mí me gusta mucho estudiar personalmente, que es esos lugares, cómo traspasan y cómo transcurren después a la madurez. En la madurez de Hegel, la madurez berlinesa, hay algunos conceptos como idealización, desarrollo, concepto, que son fundamentales. Y hay uno particularmente interesante a mi juicio, que es la noción de reflexión. De ahí la idea de el tránsito de la reflexión, el título principal. Esta noción, reflexión, podemos rastrearla en sus orígenes justamente en el periodo de Frankfurt. ¿Y por qué en el periodo de Frankfurt? Es una noción que en este periodo, cuando es el joven Hegel, ha pasado más desapercibida, menos estudiada. ¿Por qué? Sencillo, porque está a la vista. Es tan sencilla de ver que no caemos en la cuenta de que ella está y es bastante importante. Lo que quiero hacer en esta presentación, en este caso, es exponer por qué es fundamental la noción de reflexión en el periodo de juventud y qué es lo que posibilita y lo que abre. Pues bien, lo primero que tengo que hacer es una pequeña aportación, algo crítica, a la traducción española. La traducción española, la noción de reflexión siempre aparece, y esto es importante, en la juventud, es una actividad, es Reflexetätigkeit, la noción. En la traducción española se traduce normalmente como reflexión reflejada, no, actividad reflejada en la reflexión. In Deutsch, Reflexetätigkeit in reflexión. No es. Es un problema de la traducción española. Pero joven Hegel sí que nos está dejando aquí una pequeña pista, que es que siempre la reflexión es un tipo de actividad. Y es una actividad que, como vamos a ver, es muy especial. ¿Y por qué es tan especial? Fijémonos en que Hegel no utiliza gespiegelt u otras nociones alemanas, sino que utiliza reflectierte. Y esto es importante, porque viene del latín reflectus, que al mismo tiempo da lugar a dos palabras comunes, reflexionar y reflejar. Por ello, yo voy a utilizar actividad reflexionada como sinónimo de Reflexetätigkeit. Y para ello, lo que voy a explicar es por qué es tan fundamental esta noción. En general, podríamos decir que el objetivo es demostrar cuatro cosas o cuatro puntos en los que la noción de actividad reflexionada es fundamental. Y es la primera, y en la que me gustaría concentrarme principalmente, es que a través de esta noción hay dos sentidos de la positividad, como se dice en el subtítulo. Después, la segunda cuestión por la que me gustaría concentrarme en ello es que vamos a poder entender lo que Hegel opina acerca de la positividad de la acción de Dios, del objeto infinito. Y por qué a nuestra conciencia se aparece como algo plenamente positivo y lo que está detrás, latente, invisible al ojo normal, es la noción de reflexión. Después, me gustaría explicar también por qué es la antesala de la noción de la creencia, Glauben, y finalmente explicar por qué es una noción plenamente fundamental para el desarrollo posterior. Y esto es porque dará lugar a la noción de idealidad. Pues bien, sin más explicación, procedo.
PowerPoint e italiano. Así me podéis seguir un poco mejor. Son las ideas principales que yo desarrollaré a través del texto en español, pero las principales tesis son estas, por cada parte. Lo primero, ¿qué es la actividad reflexionada? Es el punto fundamental que tenemos que pensar antes de sumergirnos en todas las consecuencias que pueda tener. Pues bien, si nos fijamos en esbozos sobre religión y amor, en Burfe, Yuba, Religión, Unlibe, plantea el concepto moral como una actividad reflexiva del yo. Hegel va a decir que es su determinación activa. Que sea su determinación activa va a tener una serie de consecuencias bastante grandes que vamos a ir viendo a lo largo de los diferentes textos, pero va a permitir diferenciarla de otra noción que son los conceptos positivos, de tal manera en que están los conceptos morales y los conceptos positivos, que son radicalmente distintos. Y son radicalmente distintos porque unos se refieren al yo y otros se refieren al no yo. Pues bien, también hay que decir que el concepto positivo es problemático porque Hegel va a decir que esta positividad, en este caso, en este texto, es una positividad impuesta, forzada. Y lo que se pretende es que al mismo tiempo que es impuesta sea un concepto eminentemente práctico, lo cual, como veremos, para Hegel no es del todo posible. Pues bien, Hegel señala, y comienza señalando, que la fe, en general la creencia, es positiva cuando lo práctico existe teóricamente. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo, Hegel va a referirse en una parte de sus textos en la que la teoría tiene tal predominancia, tal importancia, tal preponderancia, que en realidad lo que ocurre es que todas nuestras acciones, así como nuestra vida, está gobernada por un principio teorético. Es decir, lo práctico se subyuga y sigue a lo teorético. Pero, como íbamos diciendo, aquí se van a encardinar los conceptos de la moralidad, y estos conceptos de la moralidad tienen como objeto, es decir, el foco, la dirección, es el yo. Mientras que los conceptos teoréticos tienen como objeto al no yo, ¿sí? Es decir, la línea de Fichte. Bien, fijémonos en que los primeros, los conceptos morales, hacen referencia a la interioridad, mientras que los segundos, los conceptos teoréticos, lo hacen a la exterioridad. Pues bien, Hegel va a señalar que, cito, el objeto del concepto moral es, ciertamente, determinación del yo que, para convertirse en el concepto, para poder ser conocido, para poder ser objeto, está puesto en cuanto a determinación diferente al yo. Oscuro, pero también muy bueno para poderlo comentar. ¿Por qué? Porque que sea determinación diferente del yo quiere decir que tiene que poderse posicionar frente a ella, es decir, puede haber un tipo de representación. Pero fijémonos también en que Hegel ha señalado que debe ser un objeto, por una parte, y por otro lado, este objeto tiene que ser diferente del yo, no puede ser igual. Y Hegel va a señalar un poquito más adelante que estos conceptos son una actividad reflejada en la reflexión, es decir, reflecte Tätigkeit. Así como lo ajeno se muestra en el espejo, pero no por ello es el espejo, lo reflejado, en este caso a través de la actividad reflexionada, no es el yo, pero se refleja en él, de ello que sea determinación activa del yo sin ser el yo, necesariamente. Dicho esto, sencillamente, hay una unión entre lo exterior y lo interior, a través de un movimiento reflejo o reflexivo, que es a través, justamente, de la actividad reflexionada. Pero viene un problema, que es, ¿qué ocurre cuando un concepto moral, o de entrada que entenderíamos como moral, no ha sido producido por el yo? Lo obvio es lo primero, no es moral, es obvio. Pero, él va a decir que hay una serie de conceptos que son sin actividad, o netetigkeit, que popularmente podríamos llamarlas convicciones de cada uno de nosotros, ¿no? Cuando, por ejemplo, somos pequeñitos y se nos va contando diferentes historias de por qué hay que hacer las cosas y por qué no, son esta idea. ¿Y por qué son las convicciones? Porque no ha sido pasado por la actividad reflexionada, es decir, no han sido examinados, sencillamente estamos convencidos de ello. Bien, estos conceptos, que aparentemente son morales, en realidad no lo son, que son conceptos positivos.
Y esto es una diferencia bastante grande. ¿Por qué? Porque entonces la diferencia principal entre un concepto moral y un concepto positivo está solo y exclusivamente a través de la actividad reflexionada. Sin la actividad reflexionada no se pueden diferenciar ambos. O dicho de otra manera, el carácter diferenciador de un concepto moral y un concepto positivo es la actividad reflexionada. Entonces, cuando Hegel habla de un concepto positivo, ein positiver Begriff, y apunta que es, sin embargo, que se pretende que al mismo tiempo sea un concepto práctico, lo cierto es que lo práctico va a decir que debería depender de la moralidad. En tanto que la moralidad depende del yo en concepto positivo, no depende del yo, entonces no puede haber concepto positivo en la moralidad, solo en la moralidad. Ahora bien, un concepto, como decíamos, es positivo cuando lo teórico subyugaba o guiaba a lo práctico, ¿cierto? Vale. Es decir, la teoría rige sobre la praxis. Sin embargo, aquí encontramos que lo que es plenamente positivo, donde hay primacía de la teoría, tiene que funcionar de alguna manera también práctica, ¿no? Como decía Joseph el otro día, pues que a veces es muy decidido y otras veces va regular, va más despacio. Pero también hemos dicho que en el concepto positivo no hay actividad. Hegel lo que va a decir sobre esto es que el concepto positivo es, y lo caracteriza de la siguiente manera, cito, meramente conocido, algo dado, algo objetivo, que recibe su poder, su fuerza, su efectividad por un objeto que exige respeto o despierta temor, ante el cual nos anonadamos, frente al cual tendríamos que sucumbir. Cierro cita. Esta cita, que también comentó el otro día Elena Ficara, fijémonos en lo que está haciendo Hegel, es caracterizar al concepto positivo. ¿Y cómo lo ha caracterizado? En primer lugar, es algo dado, ein gegeben, ¿sí? Pero, si es algo dado, entonces no es producido por el yo, sino que es inmediato. Y al ser inmediato, no ha sido examinado por la actividad reflexionada. Es así como el concepto positivo, al inicio, la fuerza que pudiera tener de manera práctica, se presenta solamente a través del temor o a través del respeto. Es decir, a una acción a la cual tememos y por la cual no hay actividad reflexiva. Su poder no es reflexivo en este paso, en este caso. Sin embargo, Hegel va a mostrar que lo importante no es esto, sino rehacer el camino de la subjetividad. Esta es una parte bellísima. Es decir, hay que hacer que los conceptos positivos pasen a ser conceptos morales. De ahí que sea el tránsito de la reflexión, el paso. Pues bien, Hegel va a decir claramente, el concepto moral positivo es capaz de perder el carácter de la positividad si la actividad que expresa llega a ser desarrollada por el sujeto mismo, adquiriendo así fuerza propia. Esto es el reto que se está planteando Hegel en este texto, y es el tránsito de lo plenamente positivo hacia y externo hacia lo plenamente moral e interno, es decir, de la objetividad a la subjetividad, del objeto al sujeto. Pero claro, primero tendremos que entender entonces cómo se produce ese tránsito de la positividad. Ahora bien, para poder explicar cómo es el tránsito de la positividad, tenemos que entender qué es la positividad. Hay dos sentidos de la positividad en realidad. Esto. Due sensi di positività. Bien, Hegel lo que señala es que hay dos conceptos, y lo dice explícitamente en el texto, sobre la positividad. Por una parte, diferencia explícitamente estos dos sentidos. Uno, podríamos decir, quizá, que es común del vulgo, de todas las personas, es decir, el más intuitivo, o que intuimos y que todo el mundo comprende por positividad. El segundo, podríamos decir que es más plenamente filosófico, más cercano a la filosofía. Pues bien, el primero es al que se ha referido anteriormente, es decir, es una positividad en la cual no hay reflexión, no hay actividad reflexionada. ¿Y entonces por qué lo asumimos? Porque es un mandamiento, porque nos da miedo la persona, o nos da miedo algún tipo de autoridad, o por respeto o temor a la autoridad, pero no hay reflexión. El segundo, sin embargo, es plenamente filosófico, es un sentido quizá más alto, más propiamente elevado, y es en el que se produce, solamente en este segundo sentido, el tránsito de la objetividad a la subjetividad.
solo en este segundo sentido de la positividad. ¿Y qué es lo que va a producir el tránsito? La actividad reflexionada, una vez más. Por lo tanto, fijémonos en que la actividad reflexionada, que servía para diferenciar los conceptos morales de los conceptos teoréticos, a su vez, ahora vuelve a funcionar para poder reflexionar, para poder diferenciar dos conceptos diferentes de positividad. Y todo va a depender de si hay actividad reflexionada o no. Hegel va a reforzarlo nuevamente y lo va a decir otra vez muy explícito. Y va a señalar que podría ocurrir que lo moral se volviese positivo, como habíamos dicho anteriormente. Y dice, sin embargo, que la conciencia permanece siempre vinculada con lo moral, o si no, esta conexión puede restablecerse al instante. La conexión de que somos nosotros mismos, de que es nuestra propia fuerza y actividad libre la que constituye el objeto del conocimiento. Cierro la cita. El poder establecer la conexión entre lo objetivo y lo subjetivo es la labor que está desempeñando la actividad reflexionante. Y fijémonos que entonces va a aparecer una tercera noción. Estaba el concepto moral, el concepto positivo, y ahora a través de la actividad reflexionada aparece una tercera noción que es el concepto moral positivo, que es el tránsito o el concepto que marca que algo era positivo y ha transitado hacia la moralidad. Es der positive moralische Begriff. Que sea concepto moral quiere decir, pues, que viene de la actividad reflexionada propia del sujeto. Que sea positivo quiere decir que era algo dado, eingegebens, lo objetivo. Y que sea ambas, a la vez, quiere decir un segundo significado de la positividad como venía anunciando. Es decir, un tránsito del objetivo hacia lo subjetivo. Por consiguiente, hay al menos dos sentidos diferentes en el joven Hegel acerca de la positividad. Uno, como hemos señalado anteriormente, que sería más común, y otro plenamente filosófico, y el segundo es solamente en el que se produce la actividad reflexionada, y a su vez es el que se permite el tránsito del objetivo a lo subjetivo. Pues bien, lo que Hegel va a decir posteriormente en este mismo texto es que es posible, solo posible, entender otro sentido más de la positividad, uno nuevo. Calor. Poder entender un nuevo sentido de la positividad es otra idea. Pero aquí tenemos que entender, antes de pasar a ello, que Hegel se va a mover en un plano radicalmente distinto. Si bien hasta ahora estábamos en un plano, podríamos decir, ontológico, ahora vamos a pasar a un plano fenomenológico. Y esto tiene que ver con un posible tercer sentido, que es la forma de actuar del objeto infinito, que Hegel va aclarando a través de las diferentes partes del texto, que se está refiriendo a Dios. Pues bien, tercer sentido. Hegel prosigue enunciando un tercer posible sentido de la positividad, que es el objeto infinito, es decir, Dios. El idealista señala, no obstante, que esto es plenamente fenomenológico, es decir, a nosotros, a los seres humanos, se nos aparece en la conciencia como si fuese positivo la forma de actuar. Él, obviamente, no utiliza la noción de fenomenología como la hacemos a partir de Husserl, sin embargo, yo sí la voy a utilizar. Entonces, fijémonos en lo que señala Hegel. Cito, el objeto infinito y sus formas de actuar son positivas también para la facultad cognoscitiva. Cierro cita. La facultad cognoscitiva, Erkenntnisvermögen, es la que provoca que entendamos que las formas de actuar del objeto infinito son aparentemente positivas, es decir, nosotros las entendemos así. Fijémonos en el juego sutil que establece Hegel. No dice que sean positivas, dice que a nuestra conciencia se nos aparecen como positivas. Por eso es un posible tercer sentido de la positividad. No es exactamente, pero sí se nos aparece como tal. Estas formas, que anteriormente señala en el propio texto, son tres. Hegel va a anunciar el milagro, la revelación y las apariciones. Bien, ¿cómo se nos aparece a nosotros un milagro, una revelación o una aparición? Pues para Hegel se nos va a aparecer como una forma de positividad, en la conciencia, y solo en la conciencia. Es decir, no explícitamente en la realidad, pero claro. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no aparece en la realidad?
Pues bien, estos fenómenos que suelen ser comprendidos son para Hegel como algo desconocido, lo va a decir textualmente, ¿no? Al ser desconocidos, la causa de por qué ocurren tampoco es conocida. Al no saber la causa de por qué ocurren, el intelecto humano trata de asemejar lo que conoce a lo que ocurre. Es decir, verdaderamente no sabemos la causa, pero nos la inventamos un poco. Hegel dice textualmente, cito, no pueden ser concebidos por nosotros, los milagros, las revelaciones o las apariciones, si los concibiéramos sería determinado por nosotros. Sus formas de actuar tienen que ser milagros para nosotros, algo que para nosotros es imposible. Es decir, presuponen una actividad en la que no reconocemos la actividad de un yo. Con esto se distinguen de los actos que conocemos en cuanto a actos de seres libres, en cuanto a actos de un yo. Cierro cita. Por consiguiente, fijémonos en que ya ha hecho aquí aparición este tercer sentido de la positividad, fenomenológicamente, y esta es el reflejo de nuestra conciencia, de las acciones divinas. Estas formas de actuar de la divinidad, al escapar de nuestra capacidad de conocimiento, se asemejan a lo que ya conocemos y por eso empezamos a pensar que pueden ser formas de actuar de un yo. Y esto es importante, porque en este periodo, en este escrito, Hegel no tiene claro si un milagro, una aparición, etcétera, es una acción moral. No sabe si Dios actúa moralmente. Tiene dudas. Era joven también. Es normal tener dudas. Pero él lo que va a buscar es la explicación de por qué solemos intentar entender las acciones de Dios como ligadas a un fin moral. ¿Sí? Entonces, fijémonos en que él va a decir que las acciones divinas, es decir, las acciones de Dios, no pueden ser catalogadas como morales, pero en consecuencia tampoco como inmorales, porque no sabemos la causa de esas acciones, no sabemos qué lo causa, si un yo o un no yo. La actividad divina sencillamente escapa de nuestra manera de poder entender el mundo, es decir, va más allá. Pues bien, cuando el objeto infinito actúa, sus formas de actuar las vemos nosotros, pero somos nosotros, los seres humanos, los que la catalogan como morales, no porque lo sean intrínsecamente, sino porque nosotros pensamos que pueden llegar a serlo. Hegel lo dice explícitamente así. Cito, cuando se trata del fin moral que atribuimos a la providencia y la divinidad, nuestra reflexión no se dirige a todos los aspectos desconocidos de su ser, sino que juzgamos que su actividad es, a ese respecto, en cuanto a realización de un fin moral, la actividad de un yo. Y dice a continuación, lo que hacemos es idealizarla, reflejarla respecto a nosotros. Cierro cita. Esto quiere decir que las formas de actuar de la providencia es juzgada por nosotros como los seres humanos como si pudiesen tener un fin moral. Pero en realidad garantía no tenemos ninguna. Ninguna. Entonces, fijémonos también en la última oración, cuando Hegel ha señalado. Lo que hacemos es idealizarla, lo que hacemos es idealizarla, reflejarla respecto a nosotros. Es decir, asemejarla a nuestra propia conducta, asemejarla a como si fuese una conducta humana, a sabiendas de que no es humana. Pues bien, como ya hemos señalado, si la moralidad parte de la subjetividad, parte de la subjetividad y no de la objetividad. En la objetividad encontrábamos la positividad plenamente, o la positividad en el primer sentido. Sin embargo, al reconstituir lo objetivo hacia lo subjetivo, aparecía un segundo sentido de la positividad. Pues bien, esto es lo que está señalando Hegel con la positividad de la providencia. Es decir, las acciones morales, divinas, o aparentemente morales, son acciones objetivas y positivas que tratamos de subjetivizar a través de la reflexión, de la actividad reflexionada, para intentarlas catalogar como morales. Pero no podemos tener garantía de ello. Sencillamente, ¿qué es nuevamente el por qué entendemos las acciones morales, las acciones de Dios como morales? Fruto de la actividad reflexionada, otra acción más de esta noción. Insisto, que la actividad reflexionada es un punto, mi juicio, muy fundamental, ¿no? Pero no nos quedamos aquí, es decir, hasta ahora llevamos que hay conceptos teoréticos, hay conceptos morales, unos son del no yo, otros son del yo. Después, dentro de los conceptos
Mora, dentro de los conceptos estaban también los positivos, plenamente positivos, un segundo sentido de la positividad, que era el concepto moral positivo, que hay una actividad reflexionada, finalmente un tercer tipo de concepto positivo, que son las acciones de Dios que entendemos como divinas. Y todo esto, como íbamos diciendo, o estoy tratando de articular, es a través de la actividad reflexionada, reflectete tätigkeit, la noción que está posibilitando todo esto. Pues no contento con ello, hay otro motivo por la que la reflectete tätigkeit es fundamental de nuevo, y tiene que ver justamente con la creencia. Esta. Pues bien, recordamos que anteriormente había dicho Hegel que la actividad reflexionada tenía que ver con la idealidad o la idealización. La idealización en el periodo de madurez es, dicho muy abruptamente, una noción que permite la transitividad y el reflejo de lo exterior en lo interior, es decir, reasumir y afianzar en nuestro interior, también en nuestro conocimiento. Pues bien, podríamos decir entonces que la idealización unifica lo objetivo con lo subjetivo o el objeto con el sujeto. Pues fijémonos en que Hegel lo que va a decir ahora es literalmente esto y lo va a vincular con la actividad reflexionada. Cito nuevamente, ahí donde sujeto y objeto se piensan unidos de manera que la naturaleza es libertad, que sujeto y objeto no son separables, ahí está lo divino. Una divinidad es sujeto y objeto a la vez. Cierro cita. Que la divinidad sea sujeto y objeto a la vez quiere decir que no hay oposición entre sujeto y objeto, pero que no haya oposición entre sujeto y objeto es lo que a Hegel le va a guiar, una vez más en este workshop, a la noción de amor. ¿Sí? La famosa. Fijémonos en que Hegel va a señalar que el amor es el objeto, que es cuando el objeto no domina ni está dominado. Es decir, hay una relación de igualdad entre ambos y no hay una relación de poder entre uno y otro. Pero también fijémonos en que el amor transforma, es decir, ejerce una acción. Que ejerza una acción quiere decir que pasa al campo práctico, no se queda solamente en el teórico. Y la acción que ejerce precisamente es una transición, porque es la encargada, el amor como noción, es la encargada de realizar la unión entre el sujeto y el objeto. Y esto, como explicó anteriormente ayer Elena, es debido también a la influencia de Hölderlin. Pero atendamos a que si no se transformasen ambas nociones, la noción de sujeto y la noción de objeto, entonces el sujeto sería la parte dominadora y el objeto la parte dominada. El amor lo que hace es igualar a ambas, a sujeto y a objeto, y reconocerlo igual a nosotros. Y reconocerlo igual a nosotros es un movimiento reflexivo, una vez más. Pues como señala Hegel, cito, solo puede producirse amor hacia aquello que es igual a nosotros, hacia el espejo, hacia el eco de nuestro ser. Cierro cita. Una cita poética, bellísima, pero que hay que pensar un poco, ¿no? Porque en realidad es un poco más complicada. Cuando está diciendo que en realidad tan solo podemos entender lo que es igual a nosotros y ejercer amor hacia lo que es igual a nosotros, quiere decir que la actividad reflejada es la que está operando. Ahora citaré el texto. Pero esto es importante que lo entendamos, que la actividad reflexionada es la que opera, es la que está permitiendo que se pueda igualar lo externo con lo interno o el objeto con el sujeto. Si no hay actividad reflexionada, no es posible el amor, no es posible la unificación. Es decir, la actividad reflexionada es la antesala de estas nociones como el amor. Pues bien, volvamos al texto. Bueno, primeramente, siguiendo a Hegeliana española, María del Carmen Paredes, he de decir, en la tradición española, la noción del amor es una tradición puramente metafísica, no tan intersubjetiva. A lo largo de este congreso he podido observar que mucha gente, Claudia entre otras, pues la consideráis intersubjetiva. Yo siempre la he leído como metafísica, quizá la mía tradición. Pero bien, fijémonos en que, cito María del Carmen Paredes, el amor que es un metaprincipio de unificación de los opuestos del hombre. Ahora bien, que el amor sea principio de unificación quiere decir que rige sobre la unificación, pero no es la única unificación posible. La otra unificación, ¿cuál era? Y la veíamos ayer también con Elena, pues el acto de creer, el Glauben. Pero Glauben es una unificación muy concreta, porque unifica no lo diferente sino lo antinómico. Lo que es plenamente antinomia, solamente en esos casos es donde opera. 5 minutos. Sí, sí, sí. Gracias.
Entonces, Hegel va a señalar que creer es la manera en que la unificación que unifica una antinomia está presente en nuestra representación. Cierro cita. Es decir, al representar, Forstelen, podemos representar dos extremos antinómicos en la misma, pero están unidos de alguna manera. Y Hegel va a señalar un poco más abajo en el texto. Esta actividad reflejada como objeto es lo creído. Es decir, el producto de la actividad reflexionada es lo creído. Es decir, la creencia, el poder creer, necesita de lo creído. Bien, pues para poder tener lo creído y por lo tanto para poder creer, necesitamos actividad reflexionada. Refleja fijáis. Una vez más. Fijémonos en que entonces es el paso a la creencia. Esto es que la actividad reflexionada es la condición de posibilidad del creer. Y solamente la condición de posibilidad, pero también es muy importante. Es decir, sin actividad reflexionada no se puede creer. Es decir, un sujeto que es capaz de idealizar y por lo tanto de asimilar lo objetivo, asimilarlo internamente, tiene que poder también asimilar lo que es de por sí interno o una representación antinómica. Y por lo tanto, cuando esto se produce, lo que se está haciendo que es reflejarla respecto a uno mismo. Es decir, actividad reflexionada como hemos leído anteriormente. Pues bien, cuando logramos unificarlas, hay una actividad propia del sujeto y esta actividad es la actividad reflexionada, pero esta actividad en realidad aparece como presupuesto. Es decir, tiene que poderse dar, tiene que ser una capacidad para poderse dar la creencia, si no, no ocurriría. Y por eso, un poco más abajo, va a volver a señalar Hegel, una vez más, que la unificación de la realidad con los objetos y la conciencia, en la conciencia solamente es creída. Cierro cita. Pero no es creída, pero no se queda en que sea creída una unificación, porque, y esto es importante, hay que volver a hacer otra distinción, la creencia no es el ser, no es la realidad. Sino que Hegel va a afirmar que es la unificación es el ser. En la unificación se da una unión entre sujeto y objeto. Así, cito, unificación y ser son sinónimos en cada oración, cópula es, expresa unificación del sujeto y del predicado, un ser. El solo ser puede ser creído, el creer presupone el ser. Cierro cita. Que la unificación y ser son sinónimos no es tan literal como parece en realidad, sino que Hegel lo que expresa es que lo que es se nos aparece fenomenológicamente en nuestra conciencia y, por tanto, desde ese punto de vista, desde el punto de vista humano, lo que es se nos presenta como unificado hacia nosotros mismos, es decir, ya idealizado, ya reflexionado, ya ejercida la actividad reflexionada. Consecuentemente, lo importante es que el individuo asimile lo externo y lo idealice, es decir, lo reflexione activamente, y que lo externo y objetivo aparezca a través de la actividad reflexionada. Por eso, todo lo que queda fuera de nuestro alcance, o sea, aquello que no es susceptible de la actividad reflexionada, en realidad, a nosotros como seres humanos, se nos aparecería como indiferente, es decir, ajeno, y no podemos tener conciencia sobre ello. Hegel señala, precisamente sobre esto, que lo que es, para nosotros, es primero creído por nosotros. Cito, puede muy bien ser, pero el hecho de que sea no significa en absoluto que sea para nosotros. La independencia del ser consiste en que es, sea o no para nosotros. Ese se afirma, tiene que poder ser algo enteramente separado de nosotros, algo que no incluye necesariamente que nosotros entremos en relación con él. Cierro cita. Por tanto, fijémonos en lo que ya venía anunciando al inicio, que hay un carácter ontológico del ser con independencia de nosotros y, sin embargo, la creencia depende de un carácter puramente fenomenológico. Es decir, si nosotros no lo conocemos, no puede ser creído y, por lo tanto, no lo podemos comprender. Y no está dentro de nuestro alcance. Es decir, si no aparece en nuestra conciencia, y cito nuevamente a Hegel, no es algo existente para nosotros. Cierro cita. Pues bien, fijémonos en que es aquí donde Hegel señala que además creer no es ser, sino ser reflejado en la reflexión. Que creer sea ser reflejado en la reflexión quiere decir que el creer tiene que depender obligatoriamente de la actividad reflexionada. Y la actividad reflexionada, perdón, el creer, es independiente del ser, pero es la manera en que los seres humanos conocemos toda la realidad externa a nosotros. Por lo tanto, si el fundamento del conocimiento del ser humano es de la realidad externa a nosotros, es la acción de creer y la antesala de la acción de creer, el momento previo, necesario, la condición de posibilidad,
es la actividad reflexionada al final. El punto característico del ser humano es la actividad reflexionada, la marca diferenciadora. Y por eso, cuando más adelante lo desarrolle en Berlín, hable de la idealización, va a decir, esto es en las lecciones del espíritu subjetivo, Stolzenberg, señala repetidamente, una y otra vez, que la idealización es el carácter fundamental del ser humano, del espíritu. Una y otra vez repite esto, y ya se está dando cuenta Hegel en los escritos de Frankfurt, aunque haya sido quizás menos estudiado. Pues bien, fijémonos en que también Hegel ha seguido pues, la antigua y tradicional diferenciación entre el orden del ser y el orden del pensamiento, ¿no? Un catafisis o un catalogón, aristotélicamente. Pues bien, nosotros tenemos que establecer la conexión de un catafisis con un catalogón y poderlo reflejar en nosotros a través de qué? De la creencia, que depende a su vez de la actividad reflexionada. Pues bien, el ser humano es el único ser que tiene esta capacidad. Y esto es el rasgo distintivo que tenemos respecto a todo el resto de seres vivos, animales, plantas, etc. Pero Hegel señala también, y cito literalmente, que también en este sentido puede decirse que lo que es, no por ello, tiene que ser reflejado, y no tiene por qué ser algo consciente. Es decir, una vez más se diferencia un catafisis de un catalogón, la realidad del pensamiento, pero el único ser que puede unificar ambas es el ser humano a través de la actividad reflexionada. Y a través de la creencia, que depende de la actividad reflexionada. Así bien, a conclusión, que es ciertamente que el texto prosigue, es más largo, pero ya no habla de la actividad reflexionada, se da como presupuesto, y además si no me quedaría sin tiempo. Entonces, no voy a continuar, creo que hasta aquí es bastante claro la actividad reflexionada. Y en realidad lo que quería decir es que la actividad reflexionada es una noción que quizá está muy a simple vista y por ello se la ha estudiado menos, pero que es fundamental tanto para el desarrollo posterior de qué es la reflexión y la idealización cuando Hegel madure, como en el propio texto. Y en el propio texto lo que señala es que nos diferencia pues dos tipos de positividad, lo que hace es que podamos también entender que Dios actúa de alguna manera moralmente, también es condición de posibilidad de la creencia y es la actividad que permite que haya dos órdenes del pensamiento y también en la idealización en el Hegel de madurez. Con esto creo, o espero haber puesto de relieve, la noción que a mi juicio es preciosa, interesantísima, pero que normalmente se la comenta bastante poco, y así pues haber concluido mi pequeña exposición. Muchísimas gracias, he terminado, gracias. Allora, apriamo la discussione di queste relazioni molto interessanti e raccogliamo subito le domande. Il professor Cohen vorrebbe fare una domanda. Aspetta, se no non si sente. Sì, intanto è questo. Aspetta che ci sono, devi dare pure quello. E gli devi girare la telecamera, se no non si vede. Steffi, prendigli il microfono, sennò non si sente online. Sì, allora, professor Cohen. Molto grazie. Molto grazie per tu è molto lindo la comunità che si forma al finale del colloquio. Thank you very much for I hope I understood all the very interesting propositions and papers that were given. I
I have a question for my first question, more of an observation, is for you. Thank you very much. I truly appreciated the evolution of this question of separation that you deployed throughout the Frankfurt writings, and I specifically appreciated the Nimrod Noé. Distinction, and then of course the figure of Joseph, and then also the figure of Moses, which poses a problem of separation and freedom, because of course the Jewish Judaism here is seen as subjected, not free, but enduring a great act, yeah, suffering through a great act. They're not the authors of this act. They are living this great act of liberation as an exterior positive determination. So that I thought was quite excellent. And I thought also, and I completely agree that the figure of Jesus. And of the Jesus must die, must perish, in order to figure this conciliation, this unification. But my observation was that there's also another figure that figures, perhaps not the unification of love, but certainly the unification of beauty in the spirit of Christianity and its faith, and that's Maria Magdalena. There's a very short passage where Hegel comments Maria Magdalena as the only beautiful figure in the history of in the story of Jesus, because of course with her tears she washes the feet of, and with her perfume, with her ointment, she prepares his burial. Yeah, you remember that passage. She oints the body of Christ before his burial. What's interesting, however, in this figure of Maria Magdalena is that here's an absolute sinner, yeah, who negates the sin through an act of beauty. Yeah, so here you have already in the figure of Maria Magdalena, like in the figure of Christ in his sacrifice, his ultimate sacrifice, you have in the figure of Maria Magdalena already a structure of negation, negates the law because of sin, and negates that negation through the beautiful act of her tears washing the feet and her ointment perfuming the body of Christ before his burial. So I just wanted to ask you what you thought. Well, how does that figure, the figure of beauty, which was curiously not very much mentioned? We talked a lot about love and a lot about life, but not this third central concept in the Frankfurt writings of beauty. How does that affect this story of separation that you're so well depicting? My question then is to you. I was fascinated by your thesis, and I think I completely agree, if I understood correctly, that Christianity and the political, for Hegel, the political instantiation of the state, are indissociable. Yeah, are completely indissociable. The question I would like to ask you is perhaps a little bit removed from your actual paper, but I think it will fit in. You remember at the end of The Phenomenology of Spirit, Hegel says something extremely beautiful. He says that the work of spirit is the remembrance of all the figures of separation that have composed the history of spirit. Yeah, and so since for the state, and for the political instantiation of a state, rememoration, that is, commemoration, is so vital, so important in the political life of a society. I'm wondering if
with your very robust thesis of the indissociability of Christianity and the state, I'm wondering if for Hegel then, would that mean that commemoration would also be structured by a type of Christian work of mourning, a Christian work of commemoration? That is, would the state, would the political instantiation of the state only commemorate that which befalls within a Christian logic of memory, of commemoration, and therefore committed, would the state then be committed to a robust logic of forgiveness, yeah, of forgiveness and reconciliation? And wouldn't that be also a problem for the philosophy of history? I mean, is the philosophy of history only comprehensible then through a robust logic of forgiveness? And since you've worked on Badiou, you're not without ignoring that one of Badiou's central themes is the theme, which interests me particularly, is the question of singularity. Is the singularity of a historical event not lost or abandoned in this logic of forgiveness, in this logic of reconciliation, forgiveness through commemoration? I think as a counter model, Patochka would be a very good counter model to this type of. So, and then my last question was to you. Thank you very much. It was extremely interesting, and to see the evolution of the idea of positivity in the dynamic that you so eloquently showed between the reflexive activity and the recognition of positivity, and of course here we have a very neat link to Kant's reflexive judgment in the Critique of Judgment, and therefore the type of critique that is already deploying itself in Hegel of the reflexive judgment in Kant. My question, which is also not really a question, but somewhat an asking for a further explication, would be then how would you relate, we talked about this in the pause a little bit, how would you relate then this reflexive activity with one of the main tropes of the phenomenology of spirit, which is of course a question of recognition, knowing that in the phenomenology of spirit, the driving force is not only that the reflexive activity is subjective, but it's also emanating out of the possibility to think the conciliation or the reconciliation between substance and subject. So would that mean that there would be an enlarged reflexive activity that would work as well within the subject but also within substance, that would somehow recognize each other mutually and create a third, which would not be a synthesis of the two but would be a real reconciliation, a type of moving back, a becoming between substance and subject? Lastly, I wanted to thank you very much. It was very, very interesting, but it went very quickly, and for me, I'm not so. It went very quickly, and there were a lot of inside jokes in what you were saying, so, which I couldn't grasp because they're within the framework of the Italian edition, if I understood correctly. But thank you very much. I learned a lot from your theme. No, le raccogliamo. Ci sono altre domande? E passate il microfono a lui. Salve a tutti, vi ringrazio per le preziose presentazioni. Avrei una domanda per Alberto De Stasio. Mi ha colpito molto, diciamo, il riferimento che a un certo punto hai fatto a Robespierre, perché si è riconnesso, diciamo, a un problema che, sentendo la tua presentazione,
e mi stavo già ponendo. E tu appunto hai iniziato la tua relazione, diciamo appunto, con un riferimento a Lukács, dicendo che appunto nonostante la volontà di riprendere appunto la centralità dell'elemento ideologico nella tua trattazione di Hegel, e appunto ti saresti discostato comunque dalla linea lukacciana appunto con cui Lukács sviluppa questo approccio. E allora per provare a sintetizzare la questione, praticamente nelle primissime sezioni dell'opera di Lukács, il giovane Hegel, Lukács appunto presenta la sua tesi molto nota, secondo cui la centralità della riflessione religiosa e morale nel giovane Hegel dovrebbe essere trattata appunto come un riflesso dell'arretratezza economica e politica della Germania, e in particolare della borghesia della borghesia tedesca del suo tempo. E dopodiché però Lukács cerca di specificare la posizione di Hegel in questo panorama culturale, e indagando la presenza appunto fin dal tempo di Tubinga, ma soprattutto a Berna, di un interesse hegeliano per i movimenti religiosi durante la Rivoluzione Francese, soprattutto per quelli appunto dell'ultimo Robespierre del 94, ma poi ancora per ad esempio per il movimento dei teofilantropi. E in questo senso appunto volevo chiederti se tu ti fossi posto, diciamo, direttamente la questione della presenza di questo problema anche da un punto di vista documentario. Si sa che a Berna Hegel ha avuto la possibilità, diciamo, di seguire più direttamente il dibattito francese su problemi religiosi, anche appunto per la maggiore disponibilità di testi in lingua francese, e in particolare appunto Lukács fa riferimento a un intervento di Robespierre alla convenzione nel febbraio del 94, in cui Robespierre sottolinea la necessità appunto di fondare la rigenerazione politica sulla appunto una riorganizzazione religiosa e morale di un sistema di religione pubblica, che poi appunto prende la forma classica e nota del culto dell'essere supremo, ma che in quel caso Robespierre presenta attraverso il richiamo appunto alle feste popolari dell'antica Grecia, alla presenza di questo elemento di spontaneità popolare che appunto per Robespierre stesso, diciamo, che ovviamente in questo senso era figlio del suo tempo. E sì. Sì, scusate. Perché altrimenti no. Non riusciamo proprio. E appunto in questo senso, diciamo, Robespierre dice che un nuovo rinnovato sistema di feste religiose popolari sarebbe allo stesso tempo il più dolce vincolo di fratellanza e il più potente strumento di rigenerazione sociale. Appunto, è chiaro che questo elemento poi avrà una forte analogia perlomeno nelle riflessioni hegeliane del periodo francofortese. Appunto, volevo chiederti se ti fossi posto il problema di questa connessione, appunto se si può ipotizzare che ci sia una connessione diretta tra appunto tra il dibattito francese sui movimenti religiosi e appunto le riflessioni francofortesi di Hegel. Quindi ci sono i taxi, grazie, poi ti chiamiamo per le domande. Se qualcuno vuole qualche chiarimento o critica, marco.mossini@ucg.it. Ciao, grazie. Ci sono altre domande? Con la preghiera di essere brevi. Sì, molto molto sintetici.
Allora iniziamo. No, facciamo tutte le domande e poi tutte le risposte. Sì. Allora... Però la sintesi, sì, la massima sintesi. Sì, grazie. Ah, Emanuele, vai. Sì. Ok, io avevo una domanda per lui e per il dottor Farinella che in qualche modo erano connesse, la questione che è molto bella e interessante e che credo tocchi molto importante e che anch'io avrei voluto toccare ieri, poi per ragioni di tempo la parte dedicata agli studi di Iena ho deciso di metterla da parte. Però appunto la questione interessante è che giustamente lei ha messo in luce come ci sia una certa comunità tra le l'Alonisse. Mi sentite? Sì. Ho perso un attimo. Sì, abbiamo disconnesso il video nella speranza che funzioni meglio. Non so se ho fatto bene. No, mi sa che non hai fatto bene. Cosa devo fare? Eccomi. Ecco. Ecco. Riesce. No, adesso il mio video che non riesce a fare. L'ho disattivato io. Sì, non okay. Fa niente. Emanuele non fa niente perché cade la linea, per cui meglio. Okay. Allora, rapidissimamente, io volevo semplicemente capire se il passaggio da Francoforte a Vienna significa per Farinella una rimessa in discussione della priorità della religione rispetto alla filosofia. Cioè se a Vienna con la differenza shift è la filosofia che prende il posto della religione e in qualche modo annulla lo statuto autonomo della religione. Ecco, volevo una domanda di chiarimento di questo tipo. Grazie. Sì, io rapidamente, appunto Marco è andato via, quindi salto direttamente a Simone, che ringrazio molto per la sua relazione. E per l'uso del concetto di bisogno, no? Di bedürfnis, che è molto interessante perché la svolta viene segnalata dalla lettera del 2 novembre di Hegel a Schelling, cui dice no, il bisogno, e quindi mi sembrava, per cui volevo invitarti a discutere anche questa questione, se in realtà qui non sia proprio un dispositivo teoretico quello del bisogno, e quindi in che modo, perché tu hai fatto riferimento alla Differenzschrift, però diciamo forse ancora più prima sarebbe fondamentale il riferimento alla lettera a Schelling. Devo dire ho apprezzato moltissimo tutte le relazioni, quindi parto veramente ringraziandovi, è stata anche oggi una sessione molto bella. Anche ad Alberto, io perfettamente condivido tutto l'impianto, l'interpretazione, e quindi molte grazie per il modo in cui l'hai esposto. Un solo dubbio, l'uso del concetto di ideologia, naturalmente, perché io preferirei nello spirito hegeliano utilizzare quello di mitologia, perché secondo me Hegel stesso fa riferimento negli scritti giovanili appunto alla mitologia della Vernunft, ma anche l'esigenza di costruire dei miti nazionali, non abbiamo un Aristogitone eccetera, e quindi diciamo questo. Grazie, veramente molte grazie, perché come hai detto sulla riflessione negli scritti giovanili spesso non si lavora e quindi è stato veramente molto illuminante, molte grazie. Volevo chiederti se appunto sui due sensi tu hai analizzato il concetto di positività dal punto di vista del soggetto, no? Perché è il giudizio morale rispetto al quale noi determiniamo lo dos sentidos, come tu ben dici, della positività. La positività ha anche un ruolo oggettivo. E quindi ti volevo chiedere di integrare sulla dimensione oggettiva della positività. And if I can
I would like to ask you to make explicit the relationship between your conception of sacrifice and the conception of sacrifice of Bataille. Ah, okay. Yes. Okay. Grazie. Ma anzitutto per ringraziarvi, perché come dire, è stata proprio una mattinata densa che ha chiuso un percorso, forse lo ha aperto, e spero e quindi che sia l'occasione per continuare a lavorare in questa maniera. Qui mi è piaciuto proprio anche il modus operandi di questo seminario, quindi ringrazio tutti i partecipanti e le partecipanti che erano di più. Non ho una vera e propria domanda specifica, però vorrei porvi una questione che in fondo intercetta tutti, e in questo senso provo a semplificarla in questi termini. Si è parlato tanto, forse non se ne è parlato, di questo carattere costruttivo del pensiero hegeliano. Il titolo in fondo provocatorio della convegno era proprio questo, Under Construction. Ma è possibile pensare, me lo chiedo veramente nella forma più brutale, la dialettica consente di parlare di una costruzione della dialettica? Cioè, che cosa c'è di più forte nella dialettica se non il fatto che la dialettica, come dire, è un dispositivo che non produce scarti? E noi stiamo lavorando sugli scarti della costruzione del pensiero hegeliano. E questa è un'operazione che pone, secondo me, delle questioni. E soprattutto perché, e qui forse è il mio interesse, ma sono contento, come dire, per la relazione ieri di Cohen e quello che avete detto voi oggi, qui c'è un problema che si presenta rispetto ai dispositivi che emergono, in primis nella lettura dell'ebraismo, dove anche qui quell'assunzione del problema ebraico è un'assunzione che manifesta, se mi concedete questo tipo di espressione, un'indigeribilità in qualche modo, è un elemento che viene metabolizzato dall'operazione hegeliana e quindi in fondo viene sempre spostato, no? Viene sempre rimandato in un'altra figura, ma non viene mai davvero, come dire, consumato. Perché? Anche questo. E lo pongo come ultima questione sul rapporto tra teologia e politica. Perché ho apprezzato molto il modo con cui avete in fondo affrontato la questione, seppur in maniera differente. Ma ora, che cosa c'è di più forte qui? Mi pare un punto, che cosa c'è di più forte nell'assunzione abramitica del non amare? Il non amare che cosa ha di potente lì, che è del tutto operativo? Non è solo un gesto politico, come dire, ma è un gesto che destituisce la possibilità di costruire un orizzonte, dico, teologico-politico, direi. Allora qui mi pare l'accanimento hegeliano nei confronti di quella posizione ebraica che si presenta in mille modi. Lo avete mostrato, mostra proprio questo, come dire, che lì stiamo vedendo che c'è una costruzione che Hegel non vuol far vedere che ci sia una costruzione, cioè vuol dire, no, come dire, tutto questo, la dialettica nasce già formata, e invece no. E certo, il dispositivo, qui si è mostrato dialettica nel senso di carattere riflessivo, ho capito, però nel momento in cui accettiamo, e questo ve lo pongo come questione, nel momento in cui accettiamo quel tipo di riflessività che viene posta nella sua relazione, quel tipo di riflessività che se ad un certo punto si è detto la religione è l'emissario, il rappresentante dello spirito assoluto, ma i giochi sono già fatti, voglio dire, se poniamo il termine in quel modo, cioè è tutta la riflessione sul viene prima la religione, non viene prima la religione, cioè è già contestualizzata dentro un orizzonte che individua un dispositivo che ha un suo funzionamento determinato. Questo voglio dire quando parlo, e questo a me fa un po' problema, ecco, e lo volevo porre così come questione. Domanda,
Tutte? Sì. Vado? Sì. Perfetto. Sì. Volete due? Ok. Allora, Professor Cohen, thank you so much for your question. And you know, it's not an easy question. I try to answer you. I think that I spoke just a bit about beauty in my talk, my presentation, and it was about the image of the resurrection. So in a certain sense, we can talk about beauty, and Hegel uses the word Schöne, das Schöne. Hmm? And I will say that this kind of beauty is another beauty if it's compared with Maria Maddalena. It seems to me Jesus' beauty, or the beauty of the image, is the beauty of a beautiful soul. On the other hand, Maria Maddalena is the beauty of someone who has sublated the risk of being a beautiful soul. So it seems to me that's the main point, and that's the difference. Maria Maddalena is a person, an active person, is a person capable of sublating her own limits and to reconcile herself with the good, in a certain sense. It's a kind of prefiguration of the phenomenology of spirit, if you want, the chapter on Vergebung, the beautiful soul, and so on. Jesus, on the other hand, is a beautiful soul and is not capable of sublating its own limit. He runs away from reality. He becomes something beautiful when he dies, so when he suffers something. So it seems to me that's the main point, the main difference: activity, passivity, beautiful soul, and sublation of, you know, the risk of being and remain a beautiful soul. Okay. Allora, per quanto riguarda la domanda del professor Cafagna, lo ringrazio. Direi che all'interno della differenza Schrift, Hegel traccia un'evoluzione abbastanza chiara della cultura, della Bildung, e in forza di questa evoluzione della Bildung sembra che la religione possa appunto ottenere una perfezione soltanto fino a un certo grado di sviluppo della cultura stessa. Poi vi è uno strappo: accanto alla religione si sviluppa l'intelletto, e la religione resta un qualcosa di confinato all'interno del soggettivo. Naturalmente questo rimanere confinato nel soggettivo ha dei punti e dei picchi. Hegel parla anche di sublimità in rapporto al protestantesimo, questo spirito del nord che trova una forma, no, sublime all'interno della religione riformata, però allo stesso tempo questa sublimità resta un qualcosa di puramente soggettivo a cui manca la presa sulla oggettività. C'è un passaggio al principio di Glauben und Wissen in cui tutto questo viene spiegato molto meglio da Hegel rispetto che al sottoscritto. E quello che voglio dire è che effettivamente nella Differenzschrift sembra che la religione abbia un ridimensionamento, e insieme anche a questo ridimensionamento viene meno la sua pretesa sull'intero, e probabilmente il discorso intorno alla perdita di autonomia si può anche nel senso spiegare o articolare se prendiamo in considerazione alcuni frammenti del 1801-1802 in cui Hegel delinea un abbozzo di sistema
penso sia di idee Spesens, in cui viene appunto abbozzato una prima immagine di sistema, e all'interno di questo sistema il culmine è la filosofia della religione, e quindi in questo caso sembrerebbe appunto che la religione di per sé debba andare incontro a un trattamento filosofico, perché comunque mantiene al suo interno alcuni limiti. Quindi sicuramente la portata è ridimensionata, così come anche è ridimensionata in un certo senso l'autonomia. Questo è un qualcosa che si può poi anche percepire nella trattazione matura che Hegel fa della religione, anche se poi in quel contesto bisogna anche ricordare un passo dell'enciclopedia in cui si dice che la religione comunque riesce a parlare a tutti, mentre la filosofia parla a pochi. Quindi c'è un po' di... non è una questione che può essere definita una volta per tutte, non è il colpo di pistola che risolve la questione. Mi sembra che sia una questione aperta, e che sia una questione che se da un lato limita, se da un lato circoscrive, se da un lato subordina, dall'altro lato però mantiene sempre il riconoscimento di un qualcosa che rende il religioso autonomo e sempre utile, valevole e essenziale. Quindi questa è la risposta che mi sento di dare. E per quanto riguarda la lettera Schelling, quella del 2 novembre, sì, sono partito dai bisogni subordinati degli uomini e poi sono stato sospinto, no, verso la scienza, la necessità poi di sviluppare un sistema e via dicendo. E sicuramente sì, il bisogno è un dispositivo teoretico, che permette di ottenere sul piano appunto della teoresi quello che però poi deve essere anche realizzato all'interno del piano della prassi. Cosa voglio dire con questo? Che il bisogno comunque prende anche diciamo radice all'interno di un contesto, è all'interno di una realtà, di una Wirklichkeit, come ad esempio dice Hegel nel testo 60, che si origina questo bisogno, e questo bisogno è a un tempo un bisogno teorico, perché comunque si interroga su determinate relazioni che possono essere trattate anche da un punto di vista teorico, però è un bisogno che deve avere di necessità delle ricadute sul pratico, e mi sembra che questa duplicità del bisogno possa essere riassunta molto bene dal proposito dello Hegel maturo, no? Quello di conferire a un popolo civile una metafisica, cioè un bisogno teoretico che però ha delle implicazioni pratiche e che affonda anche le sue radici all'interno di una insoddisfazione che sia all'interno di un contesto determinato. Prego. Allora, I will speak in Italian because the questions are very hard for me. I will speak slowly. La prima domanda, quindi il rapporto tra lo Stato, la politica e il ruolo della commemorazione, giusto? Non saprei rispondere, devo rifletterci, è una domanda molto complessa, molto profonda, devo veramente rifletterci. Invece per quanto concerne Badiou, in Badiou effettivamente c'è un rapporto tra l'individuo e la politica, un rapporto di recupero, potremmo dire, di salvazione. Il problema è che la politica per Badiou non è rappresentata dallo Stato, ma nell'evento. Quindi il ruolo universalizzante per Badiou, che salva l'individuo, che consente all'individuo di diventare soggetto, non è più rappresentato dallo Stato, ma dall'evento, evento rivoluzionario in base alle quattro procedure di verità. E qua è fondamentale, non a caso, il concetto di fedeltà,
Fedeltà, fidelité, fidelité. Badiou dice che l'individuo può, diciamo, essere un momento dell'universalità dell'evento solo se è fedele all'evento, quindi c'è anche una ripresa, no, di questo, di questa funzione della religione che secondo me è fondamentale per ogni per la universalità politica. Secondo me in questo discorso che Badiou fa l'autore di riferimento non è più Hegel ma Kierkegaard. In Logique du Monde, nella seconda parte delle Tre Levenno, c'è tutto un capitolo su Kierkegaard dove questa, perché in Kierkegaard cosa avviene? L'individuo, il finito, quando entra in contatto con l'infinito, perde tutto ciò che ha, ma tutto ciò che ha gli viene riconquistato, gli viene riconsegnato, c'è una riconquista da parte del finito. Quindi su Badiou diciamo direi questo, mentre per quanto concerne Robespierre e l'ideologia, allora ovviamente io non voglio attribuire a Hegel una teoria dell'ideologia, io volevo dire questo, cioè che secondo me Hegel individua all'interno della politica moderna questo ruolo ideologico, quello che diciamo in futuro si potrà chiamare ideologico, e secondo me individua anche un elemento all'interno della vita dello Stato che ha funzioni religiose, ma che non è immediatamente religioso. Ma su questo ovviamente dovrei fare un'altra comunicazione. Questo elemento è l'opinione pubblica. L'opinione pubblica ha questa funzione di collante. Non è un caso che Hegel a Jena dirà la lettura del giornale è la preghiera. Perché dice preghiera? Perché dice preghiera? Chiaramente ho considerato almeno nella mia esposizione mentale, non quella esterna, quella concreta, ho considerato il ruolo di Robespierre. Che ovviamente è un ruolo molto complesso. A proposito di quello che dice Lukács sull'uso della religione da parte di Robespierre, della religione civile, io diciamo non, per quanto concerne Hegel non volevo dire che in Hegel c'è una idea della religione come instrumentum regni machiavelliana, perché a quel punto la religione diventa cosa? Diventa qualcosa di esterno che lo Stato può usare, no, lo Stato poi. Cioè, poi sì, la religione, poi, come si vedrà nel luogo del motivo, è un elemento connaturato allo Stato. Siccome però la religione non può avere un primato politico, un dominio sullo Stato, allora lo Stato, potremmo dire, spontaneamente può usare la religione. Ma a partire da questa potremmo dire, struttura coessenziale dello Stato e della religione. Perché sennò Hegel diventa viene appiattito su Machiavelli. Ma non è neanche Botero. allora, c'era qualcos'altro? Ah sì, il riferimento effettivamente. Allora, io ho voluto riferirmi allo Hegel maturo, ne parlavamo prima anche con lui, ho voluto riferirmi allo Hegel maturo, non tanto diciamo per far perdere la specificità di questi testi, ma per mostrare la continuità e quindi l'importanza di questi pronunciamenti, ad esempio del testo 73. Cioè, il testo 73 non può essere considerato, diciamo, come così, il componente, no, di un mucchio di testi di poco conto, a parte il fatto che la stessa idea della, cioè, quando c'è un Hegel che parla, il fatto che si possa dire questo ha meno rilevanza, non lo so, come si fa a dire una cosa del genere con Hegel? Bisogna riflettere sui testi, soprattutto sul contenuto. Ho cercato di mostrare che il contenuto del testo 73 ha una sua continuità, quindi diciamo era attraverso un effetto retroattivo, era per glorificare, diciamo, questo testo. Poi è chiaro che il problema della religione, come l'ho chiamato io, come rappresentante dello spirito assoluto nello spirito oggettivo, ha bisogno di una struttura speculativa. Diciamo che ancora qui è chiaro non c'era, era in fase di costruzione, però c'è, è un problema, la dialettica è un problema assolutamente importante, no? Cioè, è possibile costruire la dialettica? Sì. Thanks. First of all, thanks for your question. It's a good one. I have to answer and have a good answer. And this answer is this. I have to be so honest
And the answer is, I need to think. I don't know. But I will give you one hypothesis that it can work. For example, the difference between subject and object. In the system, not in phenomenology, in the system, it's the second part of a subjective spirit. So, in the first part, the soul, Hegel insists one and one more time and one more time that is activity. But it doesn't think, the soul. For example, is the feeling. So a person knows that he feels, but it, that person does not know that the exteriority exists. Yeah? The second part is consciousness, is phenomenology. And just in that part, one can understand the difference between subject and object. And the last one is self-consciousness, and is the reflexivity to understand oneself. Okay, the hypothesis is this. I think that the develop of subjective spirit is the intensify of reflective activity. In the soul is just activity, in the consciousness is reflexive activity with exteriority, and the last one in self-consciousness is the main reflective activity. But it's just an hypothesis. So I insist, I need to think. Would you call that third set recognition? Yes, I think so. But one more time, I think to think, I need to think, I don't know. I have not a perfect answer for that point, because it's a really good point. And thanks for that question. La segunda demanda de Estefanía, que es acerca de analizar, ¿no?, pues la positividad, el rol objetivo de la positividad. Es precioso que me hagas esta pregunta, pero tengo que, no sé si se dice en italiano, jugar sucio. I'm not going to play fair. Porque sí puedo explicarlo mejor, pero en el Hegel de madurez, no en el joven Hegel. ¿Por qué? En el joven Hegel, sobre todo en el periodo de Stuttgart y Berna, él se preocupa mucho por la positividad, muchísimo. De hecho, a algunos autores, el ya citado, corregidme la pronunciación, por favor, Lukács, insiste mucho en el tema de la positividad, insiste bastante, y lo ve como un tipo de imperialismo y muchas cosas. Pero poco a poco se va abriendo al espacio reflexivo del individuo. ¿Qué ocurre? Que cuando llegue ya la madurez berlinesa de Hegel, y se centra en la filosofía del espíritu subjetivo, Hegel acaba la filosofía del espíritu subjetivo diciendo, y ahora el espíritu subjetivo, ya completamente realizado, se encuentra con el mundo objetivo, con el espíritu objetivo, ¿no? Entonces, la positividad, si es pensada en términos, no desde el sujeto, como decías, sino plenamente objetiva, tiene que pensarse después del desarrollo subjetivo. Esa es la mejor respuesta que puedo darte, porque es también muy buen tema. Por último, un último punto de la dialéctica. No sé si la dialéctica ya está cuando aparece la actividad reflexionada o no. Es decir, realmente, a mi juicio personal, el pensamiento dialéctico en Hegel se puede encontrar antes de que él mismo la bautice o le ponga el nombre de dialéctica. Pero claro, si el propio Hegel no lo llama dialéctica, ¿es eso dialéctica? ¿Hasta qué punto tenemos derecho nosotros a decirlo? Pues claro, no lo sé, no lo sé. Depende, depende. Si lo queremos considerar dialéctica, pues lo será. Que no hasta que él no lo bautice, no le ponga nombre, entonces no es. Entonces, es una buena pregunta, pero es difícil de responder por eso. Porque, insisto, hay algunos textos, sobre todo de Frühschriftenzweig, que permiten ver que hay un pensamiento dialéctico, o de lo que él después explica que es la dialéctica, pero como no la menciona como tal, no podemos decir que lo sea. Creo que no hay más demanda. Ah, gracias.
Vuole l'acqua? Dai, sono le due quasi. Thank you very much for your question. Just before, because your answer was so excellent. I just want to have a rebuttal. Remember, the one who understands Maria Magdalena is Jesus. He's the one who understands the gesture of Maria Magdalena. Mm-hmm. Jesus has a beautiful soul. As an escapee, I'm wondering if for Hegel that isn't the manner in which Jesus's gesture was comprehended or interpreted by the disciples, but not by Jesus himself. You see what I'm trying to get at? What I'm trying to get at is the gesture of Jesus, the sacrifice of Jesus, is the Christic sacrifice. I would not see it as an act of the beautiful soul. I would see the accusation of beautiful soul as that which the disciples understood that act to be. But in itself, for Jesus, I'm not sure it was the act of a beautiful soul. Perhaps it's a radicalization of the so well understood act by Jesus of Maria Magdalena. But that was just to answer. Thank you very much for your question. It's a fascinating question, and of course here the notion of sacrifice, as all notions, but most particularly this one, since Socrates all the way to Patochka, Bataille, even Heidegger, each have a concept of sacrifice working. That constitutes a lot of my research. But to go very quickly, what differentiates very strictly Hegel's concept of sacrifice and Bataille's concept of sacrifice, Bataille refers obviously to Hegel's idea of sacrifice, is that, remember, where Hegel's concept of sacrifice reveals in the finite the infinite, for Bataille, the act of sacrifice is not at all revelatory, it's transgressive. It's transgressive of that process of revelation. When Bataille speaks of sacrifice, he's speaking of that sacrifice which turns the eye inside, l'œil renversé. So it's not revealing, it's renversé into the, what he calls, expérience intérieure, which is not revealable, which is precisely not revealed. So it's a sacrifice, as Bataille say, un sacrifice pour rien. That means it's a sacrifice that transgresses the economy of revelation in order to reverse the look, l'œil, towards that which is not revealable, towards that which cannot, and therefore cannot be negated. And here there's a great conflict between two notions of sacrifice, which of course Derrida very well developed, not through the notion of sacrifice, but through the notion of economy, in the text which you find in Writing and Difference called From General Economy to Restrictive Economy. And Foucault, as we know, in the preface of Transgression, shows very well, not through the question of sacrifice, but shows very well how the dynamic of l'œil renversé focuses on that which is forever obscure, I'm paraphrasing for Foucault, forever obscure for revelation. Yeah. So there's a parallelism here on the question of sacrifice. So the next question will be, is there a link? What's the link? Is there a link? Can there be a link? Must be. Must be, yeah. Thank you.
Bene, penso che possiamo chiudere i lavori. Non so se i curatori di questo incontro desiderano spendere una parola. Io ringrazio intanto i relatori che si sono espressi oggi, giovani ma studiosi, per me davvero promettenti. Allora passo la parola ai curatori del progetto. Grazie, thank you very much, molte grazie, se proprio si deve. Sì, io non ho niente altro da dire se non che l'under construction va avanti e noi speriamo di poter continuare a sviluppare questo laboratorio, speriamo che il prossimo appuntamento si terrà di qui a 6 mesi, 7 mesi. Naturalmente chiameremo tutti quanti almeno a seguire via Zoom l'iniziativa, e perché l'idea è continuare a tenere aperto questo cantiere e incontrarci ancora. Io veramente vi ringrazio per la qualità, l'attenzione, l'impegno e lo sforzo a rispondere fino all'ultima domanda e a ragionare insieme. Questo Mitdenken è stato un bel regalo per tutti. Grazie. Thank you very much.